Buongiorno a tutti. Oggi, 10 novembre, presso la Biblioteca Universitaria di Genova, ha inizio, un convegno che ha anche ospiti internazionali da altre, città, europee e che, vuole affrontare nell'ambito del programma del Festival dell'Eccellenza al Femminile, 17ª edizione, dedicato al tema Next Generation Women e quindi al tema del futuro, dei nuovi linguaggi, del cambiamento e del rinnovamento sociale e culturale in vista del Next Generation Plan. E vuole affrontare attraverso il punto di vista del teatro, a cui è dedicata un'ampia rassegna, la novità, le nuove istanze, la teatralità proiettata nel futuro, i linguaggi delle performing arts, delle nuove drammaturgie, con un taglio e un'ottica di genere come è consono al festival. Il festival quest'anno propone con maggiore attenzione degli altri anni il teatro come strumento di riflessione sul sociale, sulla politica, sul cambiamento, sulla salute e su un grande tema che attraversa tutto il festival, che è quello della cura. La cultura che cura, questo è il grande sottotitolo dell'edizione di quest'anno. E questi giorni sono stati realizzati convegni, incontri nei luoghi della cura. Abbiamo identificato nella città metropolitana e anche in aree non centrali luoghi in cui avverranno incontri che attraversano la filosofia della cura in vista del cambiamento che tutti quanti ci auspichiamo dopo la pandemia. Il teatro è per noi il luogo della cura per eccellenza, inteso come luogo di nuovi racconti, nuove narrazioni, nuova drammaturgia, linguaggi che si rinnovano per il futuro, non solo di genere, ma attraverso anche un'ottica di genere e soprattutto anche una prospettiva per ricostruire una comunicazione con il pubblico con nuove modalità. Quindi questa parola cura e no, nuovo, cioè ricostruzione, sono un po' i tre tag, le tre parole chiave di questo incontro di oggi che ha come titolo Nuovi paradigmi teatrali, drammaturgia al femminile e nuovi linguaggi. Quindi si apre una prospettiva di dibattito e dialogo con interventi di esperti che intervengono, in sala oggi, ma che intervengono anche da remoto. Il convegno è realizzato in collaborazione con la rivista specifica Teatro e Critica. Sarà realizzato anche in streaming su Facebook, sulla pagina Facebook del Festival dell'Eccellenza Femminile, ma in collaborazione anche con tante altre realtà, ad esempio l'Università di Genova, che appunto offre anche la sua comunicazione per seguire questo convegno per gli studenti e i professori, con l'Università di Padova che offre il patrocinio, ma non solo, anche la presenza della grecista Caterina Barone, che sarà qui oggi, questa mattina, nella sessione della mattina, e che interverrà live in diretta dalla biblioteca universitaria. Poi abbiamo anche la collaborazione con l'Università di Roma 3, con il professor Gianfranco Bartalotta, che invece si collegherà da remoto. Gli incontri da remoto oggi saranno tre, tutti gli altri
altri saranno in presenza live da questa stanza, e questo convegno è pensato proprio per arrivare un po', diciamo, attraverso lo streaming, per arrivare un po' in tutta Italia. Sono tanti i collegamenti, sappiamo anche di altre riviste che ci seguiranno oggi per poi fare un resoconto oltre a Teatro e Critica, abbiamo anche Pers in Sala, Sipario, insomma, alcune università. Ricordo poi anche l'Università della Calabria, che vede qui oggi il professor Carlo Fanelli per il DAMS, poi avremo nel pomeriggio per l'Università di Genova il professor Trovato. Quindi, voglio dire, è un consesso di ragionamento e di dibattito sul futuro, che muove non solo l'opinione e le parole di esperti, ma anche di giovani che in ambito scientifico già si muovono per fare nuove proposte. E dall'Università di Milano, infatti, è simbolico che in apertura di questa giornata ci sia proprio la più giovane, forse una giovanissima ricercatrice dell'Università di Milano, che ci proporrà nuove linee ripensamento sulle drammaturgie che potremo proporre da subito per il futuro. Quindi usciamo anche già con nuovi nomi da lanciare e da, insomma, riproporre. Poi abbiamo realtà diverse, reti di donne internazionali che, non so, si occupano di teatro da Cuba, abbiamo la collaborazione con il Festival La Scena delle Donne di Pordenone, e non spero di non dimenticare nessuno, ma insomma poi avremo interventi di esperti che parleranno di performing arts, come Linda Kaiser già questa mattina in chiusura della mattinata. Ricordo che un grande protagonista di questo convegno è il premio Ipazia del Festival dell'Eccellenza Femminile, che si articola in due sezioni: premio Ipazia alla nuova drammaturgia, che ormai da 10 anni propone ogni anno un argomento nazionale con un bando che vede ogni anno un premiato o una premiata, e quest'anno nel pomeriggio la presidente della giuria del premio annuncerà il nome e l'opera che sarà premiata quest'anno nella 17ª edizione del festival. E ricordo anche invece il più giovane premio Ipazia alle Performing Arts, che offre una sezione così un po' più sperimentale con un bando per le arti performative e il teatro, che sono ancora un campo tutto in fermento e in ebollizione, perché anche lì è un terreno fluido di definizione: che cos'è il teatro, cosa sono performing arts, se c'è un contatto. Ma intanto già i teatri italiani propongono molti spettacoli in questa direzione, e forse non da ora, già forse da qualche anno. Quindi il futuro sicuramente si affaccia su questo grande argomento del teatro performativo. E proprio parlando di teatro, ringrazio il Teatro Nazionale di Genova per la collaborazione che ha offerto nell'ospitare e nel collaborare proprio alla rassegna di teatro del festival, che è proprio realizzata anche tecnicamente in produzione da loro, e che annuncio sarà dal 16, che è già iniziata con due anteprime a ottobre al Teatro Duse, con uno spettacolo internazionale che traccia il segno di questo convegno, che è proprio uno spettacolo pensato durante la pandemia e che lancia in modo assolutamente sperimentale, anche in un modo anche provocatorio, diciamo, per provocare, provocatorio nel senso di provocare il dibattito, provocare il ripensamento, la riflessione, ecco, che era Trace of Antigone,
con la regia di Elly Papa Costantino, che doveva essere qui oggi in collegamento, ma che purtroppo ha avuto un problema, ma insomma che riprenderemo noi ancora questo convegno in futuro e quindi la riavremo. Comunque l'abbiamo avuta già a Genova fisicamente con lo spettacolo al Duse, e questo spettacolo lancia veramente un argomento di riflessione sull'utilizzo delle arti performative in scena, in un teatro classico, come ad esempio era il Teatro Duse, è stato il Teatro Duse qui a Genova. E poi abbiamo avuto Artemisia Caterina e Pazzi alle Altre con Laura Curino, e dal 16 al 28 abbiamo una serie di spettacoli che io brevemente annuncio e che sono il 16 La chiave dell'ascensore con Anna Paola Bellaccio per la regia di Fabrizio Arcuri. Ci sarà poi anche un incontro con il professor Nicola Ferrari dell'Università di Genova su Agota Christoph, che è l'autrice del testo. Poi abbiamo il 17 e il 18 Fedra, Diritto all'amore con Galatea Ranzi, con la mia regia di Consuelo Barilari, con il testo appositamente scritto da Eva Cantarella, che sarà poi a discutere e a parlare con il pubblico dopo lo spettacolo. Poi abbiamo il 19 e 20 Gaia Aprea in La Maîtresse, spettacolo con la sua regia, per la prima volta si cimenta anche nella regia Gaia Prea, e tratto dal Diario di una maîtresse americana di Neil Kimball. Poi avremo il 21 un'anteprima dello spettacolo su Sibilla Aleramo, scritto da Alessandra Cenni con Viola Graziosi, Amo dunque sono. Poi avremo il 22 e 23 La scimmia di e con Giuliana Musso, e ricordo ancora il 24, scusate, ricordo ancora il 25 La mite, tratto da Dostoevskij, della compagnia, scusate un attimo, ho un allora, il 24 Dostoevskij, scusate, no, scusate, il 25 Dostoevskij, un sì, ecco, adattamento, scusate, regia di Nicola Zavagli con Beatrice Visibelli, produzione Teatri d'Imbarco, abbiate pazienza, un lapsus. A Sestri Levante abbiamo La mite della compagnia Arti e Mestieri e con Bruna Braidotti per il festival La scena delle donne. Il Sestri Levante sarà il pomeriggio, il 25 di novembre, alla Sala Agave, con un incontro poi con le associazioni dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. Poi il 26 avremo dal testo di Ritan Armeni il testamento di Nadia Krupskaya, la moglie di Lenin, con Arianna Ninchi, tratto dal progetto Musa e Getta. E poi il 27 e 28, in chiusura della rassegna, avremo Il muro de Bloch di Marco Corradini, con regia e autore Marco Corradini, con la giovanissima Milo Prunotto. Ho detto tutta la rassegna, adesso io vorrei presentare il primo intervento, e appunto dicevo di Martina Parri, che viene appunto da Milano in presenza, e che Martina cioè, propone, un attimo che ora vorrei presentare un attimo la sua... Il suo intervento. Martina Parri ci porta una nuova autrice, Simona Semenic, Il corpo del dramma, un lavoro che è il frutto di una ricerca di molti mesi, che è stata svolta proprio sul campo a Lubiana durante il secondo lockdown. L'intervento introduce l'opera drammatica di questa autrice teatrale, che presto sarà tradotta in Italia e che oggi è riconosciuta ormai a livello internazionale come una delle voci più importanti del panorama drammaturgo sloveno. E in particolare verrà approfondito il modo in cui la drammaturga ha elaborato il linguaggio assolutamente moderno,
che è un approccio alla scrittura drammatica assolutamente inedita, estendendo il concetto di performativo al testo drammatico. Io non voglio dire altro, invito Martina Parri qui al tavolo, grazie di essere venuta, perché è importante avere anche appunto in presenza, non soltanto online, tutti i nostri relatori. Grazie e buon inizio. Come ha già anticipato Barilari, posso? Il mio intervento introduce appunto l'opera di Simona Semenic, che si è distinta come la più penetrante, innovativa, visibile tra gli scrittori drammatici sloveni di oggi, tanto da vincere nel 2018 la più alta onorificenza nazionale nel campo delle arti, il Prezeren Fund Award. E la drammaturga non è conosciuta in Italia, non esiste una bibliografia critica su di lei, tuttavia i suoi testi sono tradotti circa in 12 lingue e sono stati rappresentati anche oltreoceano, in America, in Medio Oriente, in Asia e in molti paesi europei. Simona Semenic ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi approcci drammaturgici e nella rinascita di una nuova drammaturgia che ha anche influenzato nuove generazioni. Ha anche partecipato in modo attivo appunto alla promozione di questa, della formazione di nuovi linguaggi drammaturgici. La sua opera, che è pubblicata a partire dal 2006, conta circa 25 drammi, di cui 20 sono scritti anche in inglese da lei stessa, di varia forma e genere, che sono caratterizzati ciascuno da un diverso grado di sperimentazione, ma tutti sono l'espressione di un tipo di scrittura drammatica e di testo che lei definisce e concepisce come performativa. Si tratta di un tipo di scrittura assolutamente inedito, che si costruisce estendendo appunto il concetto di performativo al testo drammatico e concependo il testo come una performance, cercando di riflettere sui modi in cui il testo interagisce direttamente, come proprio parola scritta, con il lettore, per poi svilupparlo ed elaborare un tipo di testualità che si costruisce anche attraverso pratiche di scrittura che integrano processi, approcci, meccanismi e strategie tipiche delle pratiche della scena. Il concepire il testo come una performance permette anche di riflettere sulla sua potenzialità corporea e di tematizzarlo proprio come un corpo, che diventa uno strumento attraverso cui rivelare le logiche di potere, i meccanismi di subordinazione inscritti nei sistemi gerarchici e dar voce attraverso il testo anche alle vittime della società, soprattutto vittime femminili, cercando di farle parlare attraverso dei personaggi in modo diverso. E anche questo discorso si compie anche in senso formale, perché proprio il testo, poi approfondirò il modo in cui appunto il testo proprio si rivolge allo spettatore. Quindi il testo diventa uno strumento di attivismo politico e di lotta contro discriminazioni, violenza di genere, di emarginazione e di minoranze sociali, di cui il testo si fa portavoce. E quindi, entro il più ampio contesto della drammaturgia europea, Simona Semenic rappresenta una delle forme in cui la drammaturgia femminile partecipa al rinnovamento della drammaturgia, rinnovando nelle pratiche e i linguaggi, sperimentando questi tipi di approcci innovativi che, nel caso di Simona Semenic, riconfigurano le relazioni tra testo e performance, per dar vita a nuove forme testuali, entro cui le strutture drammatiche vengono anche reintegrate rispetto a quello che era successo alla fine del processo appunto innescato dalla svolta performativa che aveva portato i drammaturghi ad abbattere progressivamente le forme drammatiche. E quindi in questi testi queste forme vengono reintegrate per riemergere, svilupparsi e convivere con altre forme. Quindi la forma del testo di Simona Semenic è una forma testuale
ibrida che riunisce elementi di ambiti separati in un unico spazio e riesce a superare la canonica distinzione tra testocentrismo e teatrocentrismo per riconsiderare e indagare il teatro e il testo attraverso l'uso di nuovi metodi che non hanno a che fare esclusivamente con le pratiche, con le tradizionali teorie della teoria drammatica e degli studi teatrali, ma che includono e considerano la nuova relazione di entrambi. In questo modo Simona Semenic riesce ad andare oltre la post-drammaticità, reincorporando elementi del dramma, come le didascalie, le trame, la finzione, i dialoghi, all'interno di un testo non strutturato in cui i personaggi sono dislocati e la finzione viene messa in discussione. Nei testi di Simona Semenic, in particolare, svolge un ruolo fondamentale il testo secondario, ovvero quel testo che svolge una funzione puramente strumentale, per esempio il testo delle didascalie, il testo dei nomi dei personaggi. Queste parti del testo che solitamente appunto non parlano, non intervengono mai direttamente sulla scena, nei testi di Simona Semenic vengono sviluppati e sviluppano una funzione narrativa e anche una soggettività attraverso cui parla la voce dell'autrice, quindi attraverso il testo di Simona Semenic parla l'autore, che solitamente appunto nel testo teatrale non emerge. Quindi queste didascalie manifestano la presenza del testo come soggettività. Il testo si rivolge al lettore e si inserisce tra, crea le scene, che, e poi ci sono anche i personaggi e i dialoghi, però le commenta, le mette in discussione e pone l'accento sulla relazione che si instaura tra il lettore e il testo e sui significati che da essa scaturiscono. Questa narrazione dà al testo un valore performativo, perché è una narrazione che si svolge in prima persona direttamente ed è compiuta come un'azione, non rappresenta. E appunto questa narrazione si lascia che lo spettacolo si svolga nel momento in cui il lettore legge il testo, nell'immaginazione del lettore. Questo accade in ogni volta che leggiamo un testo, cioè noi ci immaginiamo quello che appunto il testo ci dice, però nel momento in cui il testo è consapevole di questa cosa, in quel momento il testo può veramente agire qui, ora, in un atto appunto performativo. Quindi attraverso questa estensione si può interpretare, come già detto, questo tipo di sviluppo della testualità performativa di Simona Semenic, che porta il dramma a tornare in vita con le sue strutture, come un processo che non è separato appunto dal post-drammatico, ma è un processo di continuità che si è sviluppato a partire da una progressiva rottura del corpo del testo drammatico fino ad arrivare a una sua rinascita. Questo tipo di interpretazione mi è giunta attraverso la scoperta di un legame di diretta corrispondenza tra Simona Semenic e Sarah Kane, infatti, che aveva invece distrutto le forme del testo drammatico. Simona Semenic aveva lavorato, prima di diventare, di scrivere il suo primo testo, a uno spettacolo basato sul testo di Sarah Kane Clancy, attraverso cui aveva scoperto Sarah Kane, con un regista che era amico di Sarah Kane e che aveva iniziato a lavorare su questo testo quando Sarah Kane era ancora in vita al Teatri d'Italia di Milano dell'Elfo Puccini. Il testo Clancy, che è quello che si colloca a metà del percorso di sperimentazione sulla di indagine sulla violenza e anche compiuto anche dal punto di vista formale di Sarah Kane, il testo attraverso cui appunto Sarah Kane passa da una violenza sul corpo dei personaggi a una violenza più sul corpo del testo, sulle sue forme. Sarah Kane ha fatto riferimento a lei per iniziare a sperimentare con le sue didascalie, tant'è che mi ha confermato in un'intervista di aver appunto sviluppato questo carattere parlante delle didascalie soggettivo
utilizzando nel suo primo testo, che ha una forma un po' più tradizionale, riprendendo il modo in cui Sarah Kane aveva iniziato a utilizzare le didascalie in Cleansed, che in determinati punti del dramma si esprimono sempre in corsivo ed esprimono dei gesti, però rispondono al posto del personaggio. Addirittura c'è un punto in cui le voci del testo di Sarah Kane, che uccidono il corpo di uno dei personaggi, compiono le loro violenze dicendo crack, e nel testo si vede proprio la didascalia crack, 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 e questa cosa qua è stata presa da Simona Semenic e poi è stata sviluppata nei testi fino a diventare proprio la voce del corpo del testo che parla e si rivolge allo spettatore. Ci sono altri elementi che fanno intuire questo legame, anche se si osservano quelle che erano state le esperienze biografiche e formative e professionali delle due autrici, che condividono sia una formazione in quelle che erano le più importanti università del loro paese, sia una diretta esperienza con le pratiche della messa in scena. Sarah Kane era anche regista e attrice, mentre Simona Semenic è drammaturga, performer, regista. Questo porta le due autrici ad avere una solida consapevolezza delle possibilità del testo sulla scena e anche di sviluppare una testualità fortemente connessa all'atto performativo. Nel caso di Simona Semenic, questo legame tra le pratiche della messa in scena e le pratiche di scrittura arriva a includere proprio nell'atto di scrittura pratiche performative. Dei testi sono scritti in processi collettivi, altri ancora si sviluppano a partire dall'atto performativo, cioè durante l'evento, ribaltando la logica secondo cui la scrittura precede la rappresentazione. Esiste per esempio un testo in cui Simona Semenic va in scena e chiede al pubblico di dirgli 43 finali felici e poi quello diventa il testo. Quindi il testo viene generato dalla performance. Oppure esiste un altro testo che si chiama You Are the Miracle, che è un testo che è stato utilizzato dal regista Tomi Janezic, che è un regista, uno dei più importanti registi della scena slovena contemporanea, che all'interno del quale, mentre faceva il suo spettacolo, ha incluso nel processo di creazione dello spettacolo anche Simona Semenic, ma non ha messo in scena il suo testo, le ha chiesto di sviluppare una risposta performativa basata sul tema del Don Giovanni, e lei, indipendentemente da quello che stavano facendo gli attori in scena, cioè durante le prove, ha scritto il suo testo, che poi è andato come gli altri elementi performativi a costruire il super testo dello spettacolo di Tomi Janezic, che è uno spettacolo di 16 ore, no title yet. E quindi in questo caso il testo è proprio stato trattato come le altre performance degli attori e poi interagisce in vari modi con gli altri elementi dello spettacolo che gli permettono di non sparire dietro alla rappresentazione. Quindi oltretutto, porre l'accento sulla performatività del testo permette all'autrice di riflettere sulla sua natura e potenzialità corporea, cosa che consente di attivarlo anche in senso politico e sociale. Questa prospettiva, oltre che nelle opere di Simona Semenic, fa parte della recente rinascita e svolta somatica della drammaturgia femminile della ex Jugoslavia, che è particolarmente interessata alla riflessione sul corpo innescata appunto dalla svolta performativa. Queste autrici, riprendendo il concetto foucaultiano di corpo come spazio di diretto controllo sociale e l'esistenza contro l'ordine dominante, e le teorie sulla performatività di genere e sul corpo della filosofa post-strutturalista Judith Butler, indagano le forme di rappresentazione, normalizzazione e costruzione di identità di cui il corpo, e quindi il loro testo corpo, diventa autore-oggetto. Simona Semenic cosa fa? Prende e usa i suoi testi come dei corpi che diventano anche metafora del corpo sociale, e per smontare i meccanismi e le gerarchie di potere di impronta maschilista e paternalista e restituire voce a
e visibilità a delle categorie oppresse, gli emarginati, gli invisibili della società che tramite il suo testo tornano a parlare. Primo tra tutti il corpo femminile, che nel corso della storia è stato sottoposto a violenze, abusi, profanazioni, stereotipi, forme di repressione, emarginazione ed estetizzazione imposti da società appunto di impronta paternalista. Anche Simona Semenic si mette al centro di questa categoria in quanto donna, madre single, lavoratrice culturale, autrice teatrale e vittima di epilessia. Nei testi dell'autrice slovena il corpo femminile diventa sia l'oggetto che lo strumento attraverso cui andare oltre a questi meccanismi, e dal momento che appunto concepisce la sua scrittura come il suo atto performativo, questa assume una dimensione fisica e diventa il suo corpo, che è un corpo appunto femminile che, sfidando limiti e convenzioni, manifesta la sua presenza in vari modi e produce significati che vanno oltre il senso delle parole. E quindi nei testi di Simona Semenic tutte le strutture gerarchiche vengono riproposte ma anche rese permeabili, cioè i limiti e i confini del testo possono essere oltrepassati e gli elementi che solitamente vengono esclusi o resi passivi possono parlare. Quindi il testo delle didascalie rompe la barriera tra testo primario e secondario, diegesi ed extradiegesi, e rivolgendosi allo spettatore assume l'identità dell'autrice. In questo processo viene dato voce anche ad altri corpi femminili che hanno fatto parte della della cronaca, della storia. E quindi attraverso il testo dialogico, attraverso la finzione creata dalle didascalie che raccontano, parlano invece vittime di cronaca che non sono state considerate dal mainstream. Per esempio esiste un altro testo dove Simona Semenic ha raccolto storie, frammenti di donne dell'est che sono state violentate e morte senza aver appunto ottenuto visibilità, storie dimenticate, che attraverso l'unico personaggio che agisce in quel testo, perché tutti gli altri sono raccontati dalle didascalie, è appunto un corpo di un'attrice, attraverso cui però questo corpo diventa un corpo transitorio, attraverso cui appunto parlano queste donne, e quello che dicono è il loro nome e il modo in cui sono state uccise. Quindi in questo modo il corpo del testo diventa un archivio vivo che, proponendo e sviluppando contenuti reali attraverso il suo corpo, li rende processo e, mentre li preserva e tramanda, permette loro di continuare a vivere ed evolversi. Quindi il testo rivela i sistemi di potere che governano la società e al contempo agisce per contestarli. Simona Semenic quindi, con la sua scrittura performativa, offre testimonianza alle vittime della società e compie un atto rivoluzionario, caricandosi di una forte valenza politica, critica e sociale. Grazie a tutti dell'ascolto. E adesso invece c'è in collegamento dall'Università Roma 3 il professor Gianfranco Bartalotta. Ci scusiamo, siamo un po' in ritardo, ma recupereremo. E il professor Gianfranco Bartalotta è da sempre nella giuria del premio Ipazia alla nuova drammaturgia. Lo saluto, lo ringraziamo per averci atteso e lasciamo la parola. Grazie professore, buongiorno. Un caro saluto a Consuelo Barillari, che è un personaggio veramente titanico rispetto a questo premio. Si sente? Sì, sentiamo. Ah, perfetto. Volevo fare un discorso di carattere generale sulla drammaturgia al femminile,
mettendo in evidenza un concetto che ho sempre espresso anche in altri interventi, cioè al contrario di quello che scrivono i futuristi nei loro manifesti, non bisogna dare la virilità alle donne, ma affidare la femminilità all'uomo, nel senso che la drammaturgia di genere dovrebbe essere l'espressione di quel femminile che è all'interno di ogni essere umano, al di là delle distinzioni appunto tra uomo e donna. Questo femminile che dovrebbe essere anche nelle donne del potere, perché vediamo che alcune volte le donne al potere acquisiscono invece le negatività maschili del potere sempre maschile, quindi quella gentilezza, quella diciamo umanità dovrebbe essere una caratteristica tipica del femminile che c'è all'interno di ogni essere umano. Del premio Ipazia e di questa bellissima manifestazione ricordo sempre la pubblicazione di quel testo drammaturgico delle recluse del carcere di Latina del 2016, che hanno prodotto questa scrittura creativa e quest'opera che poi è stata pubblicata in una bellissima edizione di De Ferrari, ho letto l'editore. È stato molto importante per quel gruppo di recluse questa attività collettiva, in quanto il teatro nelle carceri è un elemento educativo fondamentale, un elemento terapeutico che praticamente amplia gli spazi, perché noi pensiamo che il recluso è sempre all'interno di una piccola stanza, no, per tutto il giorno, e nello stesso momento restringe i tempi, perché i tempi del carcere sono dei tempi molto lunghi. Quindi altrimenti all'interno della finzione teatrale, attraverso le prove che fanno un giorno, c'è una piccola luce che poi praticamente li può ricondurre verso una rieducazione in certi momenti difficili. Nell'ultimo numero della rivista che dirigo, che è Teatro Contemporaneo e Cinema, di cui vi mostro l'ultima copertina, che è appunto il film di Mario Scarpetta su di Mario Martone su Tony, sul Mario Scarpetta, questo è Tony Servillo nella parte del personaggio, un personaggio molto bravo da un punto di vista drammaturgico, ma da un punto di vista del rapporto con le donne è abbastanza discutibile. Dicevo, nell'ultimo numero ci sono quattro donne a cui ho dedicato appunto degli articoli importanti, che sono Andreina Pagnani, di cui si parla poco negli ultimi anni nelle riviste, che è l'indimenticabile moglie di Maigret della serie televisiva, ma anche una grandissima attrice appunto del teatro del Novecento. Poi abbiamo Wanda Osiris, la gran signora del varietà, in un articolo lunghissimo scritto da Mario Verdone, che poi è anche il fondatore della rivista Teatro Contemporaneo e Cinema, Maddalena Crippa, attrice che tutti conosciamo, raffinata e versatile e anche internazionale, grazie anche al rapporto appunto con Peter Stein, e praticamente Natalia Ginzburg, drammaturgo, scrittrice, personaggio intellettuale di grande rilievo appunto del Novecento. Quindi il femminile è sempre presente all'interno di questa nostra rivista Teatro Contemporaneo e Cinema. Per quanto riguarda poi il testo e la sua rappresentabilità, la sua performance, diciamo che è una caratteristica peculiare del testo teatrale stesso. Shakespeare nel Giulio Cesare scriveva che ogni testo, ogni opera è per sempre e per spettatori futuri, quindi ogni testo drammaturgico, come poi anche un testo per esempio di poesia o di narrativa, deve sempre pensare ai lettori, agli scrittori futuri. Non c'è opera che non possa pensare al lettore. L'opera rimane scritta, ma rimane oggettiva, rimane fissa, mentre invece il lettore è come un viaggiatore che a un certo punto va all'interno di campi che sono altrui. Cioè il lettore cambia sempre, cambia in relazione a momenti della sua vita, cambia in relazione alle sue emozioni, cambia in relazione alle sue scelte.
Ci sono poi lettori settoriali, no? Tipici di varie tipologie, no? di testi. È chiaro che un testo di chimica lo leggeranno gli esperti di chimica, un letterato sarà molto difficile per un letterato leggere un argomento di quel genere. Per quanto riguarda il testo drammaturgico, è vero che si può scrivere prima in scena, come diceva la precedente relatrice, e poi scrivere il testo, però l'idea deve essere rappresentata all'inizio attraverso quella che può essere la scrittura, anche se pensiamo per esempio al periodo elisabettiano e quindi ai testi shakespeariani, i testi non erano nient'altro che copioni, la cui copia assoluta, cioè totale, completa, era affidata dal suggeritore, che era anche un direttore di scena. Gli attori erano dei copioni, ognuno per sé, anche perché in quel periodo non c'era appunto il diritto d'autore e quindi potevano essere appunto rapinati poi magari da spettatori presenti che se lo vendevano ad altre compagnie, anche perché nel periodo elisabettiano il teatro era un affare anche da un punto di vista economico. Un teatro importante, almeno nella storia del teatro, di natura simbolica, che praticamente sviluppava l'immaginazione dei presenti, che erano tutte le tipologie umane, dalle prostitute che avvicinavano i loro clienti e li portavano nei bordelli di Mitro, si pagava un penny la loro quota, della loro prestazione di 5 pence, quindi ci guadagnavano, a aristocratici, a donne, ladri, ladri copioni, gente che mangiava, eccetera. Quindi era un pubblico eterogeneo a cui il drammaturgo poi si doveva adattare, non per niente in Shakespeare c'è tutto, cioè la prosa e il verso, ci sono i songs, ci sono i puns, praticamente c'è l'infinito, no? Ci sono piccoli luoghi grandi, la ragione e la follia, il teatro e la sua rappresentazione all'interno, per esempio pensiamo all'Amleto. Il testo è sempre rappresentativo, cioè il testo rimane là, nel libro, e chi lo prende, un autore che può essere anche un regista oppure uno che appunto lo rappresenterà secondo la propria concezione del mondo, no? Secondo la propria ideologia, secondo il suo modo di vedere la rappresentazione. Ma non è detto che questa performance sia relativa soltanto alla messa in scena teatrale, perché per esempio se pensiamo all'Ofelia di Millet oppure al balletto di Prokofiev di Romeo e Giulietta, sono delle interpretazioni intersemiotiche, in quanto in quel caso abbiamo una traduzione da un certo tipo di linguaggio, che è quello scritto, a un linguaggio completamente diverso, no? Come può essere quello del balletto, della danza, del cinema. Ricordiamo, rimanendo sempre su Shakespeare, le riscritture per esempio dell'Amleto di Lorenzo Livi del 48, oppure quelle di Branagh, sia quella hollywoodiana che Nel permesso di un genio d'inverno, che era per un cinema appunto povero, e quindi passa attraverso vari tipi di quella che si potrebbe definire traduzione, perché l'opera teatrale è già la traduzione di un'idea che viene attraverso lo scritto, però dopo c'è anche la traduzione per esempio intrasistemica o endolinguistica, che è l'operazione che si può fare rendendo narrativa il testo drammaturgico, come quello che fanno per esempio Mary e Charles Lamb nell'Ottocento su Shakespeare, che lo fanno diventare più divulgativo, no? Cioè per un pubblico magari di ragazzi che si avvicina, fa un primo approccio appunto all'opera. Semiotica, ma è un linguaggio completamente diverso. Quindi il testo teatrale drammaturgico è un oggetto, tra virgolette, che supera il tempo e ritorna nella mente di una qualsiasi persona che se ne occupa e lo trasforma. Se noi pensiamo all'operazione appunto che fa Carmelo Bene su
sui testi shakespeariani è un'operazione che riflette praticamente la sua visione del mondo, cioè qual era la visione di Carmelo Bene? Se viviamo in un mondo vuoto, no? Non ci può essere nessun tipo di teatro che possa rappresentare il vuoto del mondo. Quindi affinché il teatro esprima il vuoto e nulla del mondo, si devono massacrare, cioè uccidere, tutti gli elementi che rappresentano appunto il teatro. Per cui si elimina la parola che è il marchio sincronico del potere, la scenografia che viene eliminata per negazione o per proliferazione, nel Romeo e Giulietta abbiamo una coppa di 12 metri con una rosa dentro di 6 metri, la musica che passa da una pernacchia alla musica di Verdi che viene stonata, oppure a una canzoncina qualsiasi, tipo Reginella Campagnola, una che inserisce, alla inafferrabilità del testo, all'interno dell'Amleto inserisce la Forg, la Signorina Felicità di Gozzano, poi nel Romeo e Giulietta Corpier, cioè l'inafferrabilità del teatro che esprime il nulla e la inafferrabilità del mondo. Cioè, molti studiosi, analizzando l'opera di Carmelo Bene, sono andati a finire su territori diversi. Secondo me in questo momento in pochi hanno capito l'operazione che ha fatto. Hanno parlato sempre di fonè, di suono, eccetera. Invece il valore universale è l'espressione dell'attore come impossibilità di esprimersi attraverso l'arte attoriale all'interno della scena. Lì può rappresentare soltanto la sua sofferenza e il suo nulla. Non per niente nella edizione Macbeth si inserisce in una botola, no? All'interno del palcoscenico, che poi era anche la botola shakespeariana. Quindi praticamente il testo è un qualcosa che si muove nel mondo, si muove nel corso degli anni, nel corso dei secoli, e viene sempre in un certo senso rivisto e rivalutato. E questa è anche appunto la bellezza del teatro, no? La letteratura viene recepita allo stesso modo, perché il lettore, come dicevamo prima, cambia, ma sul teatro si possono fare delle operazioni ancora più importanti attraverso appunto la performance. È vero che anche alcune opere narrative poi possono essere ridotte con un linguaggio teatrale. E, per quanto riguarda quello che diceva prima Consuelo, e poi concluderò in modo da dare la parola agli altri, la cura attraverso il teatro è importantissima. Nel senso, parlavamo prima delle recluse del carcere di Latina, in questo caso il teatro cura quelle persone. Infatti ci sono molti tipi di teatri, per esempio il teatro patologico di D'Ambrosi, il teatro degli affetti di Nava, per esempio il teatro dell'oppresso di Boal, il teatro che sta sotto le righe del teatro ufficiale, che è rivolto ai disabili, per esempio all'interno di molte scuole, di molte strutture, di molte case famiglie. Quindi il teatro è fondamentale. Quindi il teatro è anche una cura degli altri. Domani aprirò una nuova radio, un programma in una radio che si chiama On the Road, in cui farò un viaggio anche con i drammaturghi, con gli amanti del cinema, della poesia, ed è rivolta a dei pazienti specifici che sono affetti dai tumori neuroendocrini, nel senso di dare a queste persone, che sono una fase delicata appunto della loro vita, la possibilità di ascoltare altro per aiutare se stessi, in un certo senso, una specie di relax relativo, e praticamente aiutarli anche dal punto di vista scientifico, perché all'interno poi ci sono dei collegamenti che il paziente fa con i più grandi, diciamo, esperti di quel tipo di malattia. È una radio che ascolta, perché di solito siamo in un mondo in cui tutti si gratificano, tutti parlano, no? C'è la radio che parla, la radio che trasmette, tutti parlano senza pensare all'elemento fondamentale della vita e quindi della comunicazione per essere più umani e per vivere meglio, che è quello dell'ascolto, che è essenziale. Nelle università
pochi professori ascoltano quella maschera che sta davanti, che è l'allievo, no? Che con i suoi infiniti problemi, per cui nel momento in cui un professore lo può ascoltare, gli ha dato una specie di piccola stretta di mano che poi lo porterà a comportarsi sempre meglio e ad andare avanti. Concluderei così questo mio discorso. Grazie, grazie professor Bartalotta. Che ricordo è anche il direttore della rivista Teatro e Cinema Contemporaneo, una delle poche riviste che resiste ancora su carta e che viene, no? Come? Sì. Sì, sono 8.000 pagine, abbiamo scritto con l'ultimo numero, quindi 8.000 pagine con 2.000 illustrazioni, quindi da 13 anni si lavora bene per 800 pagine l'uno, poi praticamente scrivono i grandi studiosi e anche dei giovani talenti universitari che sono i nuovi sognatori che hanno un'interrelazione con i sognatori che hanno già sognato e continuano a sognare. All'interno c'è una sezione proprio dedicata ai documenti di drammaturgia. Infatti in questo numero ci sono 4 atti unici di giovani drammaturghi che praticamente cominciano a sognare in questo settore. È una rivista che vi consiglio di guardare. È indicizzata al Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi è a disposizione per sempre per gli studenti di tutte le generazioni. Certo, e ricordo che ogni anno pubblica il testo vincitore e ci fa questo grande regalo del premio Ipazia alla nuova drammaturgia. Quindi ancora qualcosa in live, voglio dire, resiste. E ci auguriamo anche che questo rapporto di cui parlava con lo studente e questa stretta di mano, questa sia ancora possa ancora esistere così forte come in quegli anni in cui il teatro era una forza travolgente anche all'interno delle facoltà universitarie e quant'altro. Grazie ancora, professor Bartalotta. Ora passiamo all'intervento, anche questo sempre online, il secondo e credo è ultimo, sì, della mattinata online, con la professoressa Milano Agro Martin Clavijo dalla Università di Salamanca, impegnata da sempre nel lavoro di drammaturgia con le donne per le donne, legata alla rete della scrittora internazionale, ora poi lei mi correggerà sulla dicitura. La saluto, buongiorno, grazie di aver atteso. Non so se mi sente. Sì, sì, la sento bene, mi sentite anche voi? Sì, 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 bene, grazie. Attendiamo con ansia il suo intervento, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io vorrei ringraziare il festival per avermi permesso di essere qua, anche se non in presenza, ma almeno da remoto. E ringraziare specialmente Consuelo Barilari e congratularmi anche per tutte le iniziative, per tutti questi spettacoli organizzati. Io solamente mi sento triste perché ho potuto seguire dalla Spagna tutti questi. Io qua volevo un po' contribuire su questo approccio alle donne drammaturgie e nuovi linguaggi, parlando proprio di quello che considero un filone importante nella drammaturgia femminile italiana attuale, proprio quello dell'umorismo, e anche farlo attraverso illustrandolo. E attraverso un testo di cui mi sono occupata negli ultimi anni, che è proprio quello della Penelopeide di Patrizia Monaco, e scriveva il mio proprio attraverso l'umorismo. Infatti la Penelopeide ha soltanto due personaggi, Penelope e Ea, la nutrice di Ulisse, e in questo testo accediamo alle diverse versioni del mito di Penelope e di, evidentemente anche di Ulisse, da una distanza ideologica dal mito ufficiale. Infatti siamo ad Itaca, ma siamo anche ad Ade, e poi siamo nel tempo attuale, ma siamo anche 3.000 anni fa. Così
per le citazioni che farò, ho usato l'ultima edizione di questo testo, che è proprio nel volume Donna Illota del 2016. E cosa porta l'umorismo a questa rivisitazione del mito? E infatti, quando si affronta la natura dell'umorismo, vengono spesso evidenziate tre caratteristiche fondamentali. Il suo carattere piacevole, cioè questo divertimento un po' simile a un'attività ludica, ma anche la sua funzione catartica e il suo potenziale critico. Io parlerò soprattutto di un umorismo sovversivo, allora mi concentrerò di più in questo potenziale critico. Ma comunque tutte queste caratteristiche operano sia a livello individuale che sociale. E poi perché l'umorismo in questa società? Questa società, chiamiamola anche postmoderna, è in cui veramente le drammaturghe, non soltanto le più giovani, ma tutte quelle che affrontano questa complessa realtà che circonda loro, e lo fanno con grandi dosi di umorismo, no? Come sottolinea anche Lipovetsky quando parla di questa società postmoderna, che non è incline proprio al dramma, ma piuttosto a una sorta di espressione umoristica, no? E allora siamo in un'epoca in cui il desiderio di coerenza e di semplificazione non è più praticabile. La complessità della realtà non può essere ridotta perché non è compatta, e non possono essere compatte le storie che si raccontano. Così, in mancanza di questa spiegazione solida, si ride di tutto. Ed è per questo che si ricorre così spesso a discorsi impregnati di ironia o di parodia. E quindi è naturale, quello interessa specialmente anche Patrizia Monaco, è naturale costruire spazi mentali che siano multipli, dove queste verità che per secoli sono state considerate inamovibili e indiscutibili vengono proprio rivisitate. E in questo modo gli strumenti comici relativizzano tutto ciò che è stato considerato fisso e rompono l'uniformità del pensiero. È vero, potete dire, no, che l'umorismo non è l'unico modo di costruire questi luoghi mentali aperti attraverso questa dissonanza cognitiva, ma è stato dimostrato anche che il suo uso può essere molto efficace, perché presenta proprio dei cambiamenti, a volte sostanziali, nei nostri quadri di riferimento. E quello credo che sia una necessità della nostra società e anche una responsabilità della letteratura, anche del teatro, di portare questi cambiamenti nella società. E allora è vero che il pubblico può sentirsi un po' a disagio, sconcertato, e perché costretto in un'altra direzione, a volte di una forma un po' brusca, no? Ma è anche vero che attraverso l'umorismo si evita la protesta diretta, e questo è importante perché può essere a volte molto offensiva anche per il pubblico che abbiamo davanti. E così l'umorismo quello che fa è optare per un percorso trasversale che porta alla consapevolezza di aspetti che spesso hanno a che fare anche con la nostra identità personale, ma anche collettiva. E così, attraverso questi strumenti umoristici, si riesce ad aprire le menti, in modo che, magari in un secondo momento, tale cambiamento possa essere prodotto. E così l'umorismo, attraverso la sorpresa e la variazione di prospettiva, ma anche grazie al piacere che dicevamo prima, che fornisce anche al pubblico, aiuta ad uscire dai parametri cognitivi fissi. E infatti può diventare proprio una forma di resistenza a ciò che si considera assoluto, diciamo, istituzioni, poteri, convenzioni che una certa società impone all'individuo e che l'individuo a volte interiorizza così tanto da non esserne nemmeno consapevole. E attraverso l'umorismo tutto ciò che ci circonda viene messo in discussione, anche le storie mitologiche, e come appunto fa Patrizia Monaco con Penelope. Poiché il mito trasmette immagine e stereotipi radicati, rivisitarlo con ironia significa metterlo in discussione, sfidarlo in modi diversi, chiarire e anche rettificare, modificare la percezione dei miti che si è mantenuta fino ad oggi. E così si aggiornano i modelli generalizzati di condotta e si rendono gli eroi e le eroine del mito più umani e più vicini all'uomo attuale. Così
ci troviamo davanti con Patrizia Monaco a un Ulisse è molto più vicino a noi e una Penelope molto, molto più attuale. È vero che ci sta offrendo una prospettiva diversa, divergente, multipla, e che rivela anche tante contraddizioni inerenti al mito classico. E così si può parlare con Patrizia Monaco di un umorismo sovversivo che viene utilizzato come resistenza ai discorsi di dominio, come sfida alla costruzione della cultura egemonica, agli stereotipi, ai miti e alle discriminazioni dominanti ancora oggi nella nostra società. L'umorismo, in tutta la varietà che esso presenta, diventa veicolo di denuncia, critica e messa in dubbio di certezze ampiamente accettate da secoli. Patrizia Monaco prende le distanze dai discorsi statici che sono stati trasmessi per secoli e collabora a un'apertura di prospettiva che sarà, da un lato, quella della donna, a volte molto vicina alle idee femministe, e dall'altro, da una concezione in cui la storia, la sociologia, la psicologia, l'antropologia e altre scienze hanno molto da contribuire, cioè questa interdisciplinarità. Attraverso una nuova Penelope, che usa l'umorismo per sovvertire il mito, si apre un evidente processo dialogico, una polifonia di voci, di sguardi, di interpretazioni che costringono a nuovi approcci, a un'apertura nel modo di vedere la realtà, una messa in discussione e critica e seria degli stereotipi per uomini e donne che abbiamo proprio interiorizzato. Questo processo dialogico si mettono in gioco anche i codici di identità. E infatti noi ci chiediamo quale idea di donna ci è stata trasmessa attraverso il racconto omerico di Penelope. Quella di una donna fedele, tutti lo sappiamo, paziente, la cui vita ruota intorno alla famiglia, per la quale si sacrifica, rinuncia a tutto ciò che è personale e si dedica ai lavori propri del sesso, no? La tessitura e anche il ricamo. La moglie di Ulisse, come lei stessa afferma nell'opera di Monaco, grazie alla versione che si è affermata nel mondo, che è proprio la versione ufficiale dell'Odissea, cioè quella dalla parte di Ulisse, e allora questa versione è diventata, e cito, una leggenda edificante, un bastone per picchiare le altre donne. Già in queste parole troviamo la base su cui la drammaturga si accinge ad agire. Quella versione dei fatti porta con sé un modello specifico di donna, legittimato dalla società, ma molto lontano dalla visione attuale della donna, è una donna indipendente che cerca di realizzarsi in tutti gli aspetti. A Penelope, 3.000 anni dopo, e dall'Ade, non piace il ruolo che la storia le ha dato. È il momento di rompere il suo silenzio e lasciare che il suo punto di vista venga finalmente alla luce. Ma quale è il suo punto di vista? È proprio quello che i critici considerano un pensiero divergente, un pensiero opposto un pensiero che è molto più creativo, divergente, un invito forse anche alla fantasia, come dice Ziff. Così si passa con Penelope da un pensiero convergente, rigido, a uno creativo, libero dall'imposizione degli altri, e perciò si aprono questi spazi mentali di cui parlavamo all'inizio e si rompono le cornici di riferimento secolare. Questo è il punto di vista presentato da Penelope, no? È un pensiero creativo che si confronta con quello radicato nella società e che normalmente ci orienta nel mondo. Per questo, con parole di Mills, sappiamo noi che è raro l'individuo che può resistere a questo orientamento ereditato. Una volta stabilita nella mentalità sociale, la sua influenza è molto difficile da sfuggire, e Monaco vuole proprio rompere con questa mentalità. Perciò, quando si passa al pensiero creativo, la prima conseguenza è che un po' ci muoviamo nel disordine, nella incongruenza delle presunzioni, in uno spazio che certamente non è familiare, in cui si presentano inevitabilmente dissonanze e una delusione delle aspettative, almeno all'inizio. Così l'umorismo mette in campo un'adeguata distanza conoscitiva da quello che Young ha definito come la gabbia e ci permette di osservarla da vicino e di riconoscere
chi tira i fili che la tengono sospesa. E Patrizia Monaco ci mostra proprio la gabbia di Penelope e osservandola da tutte le angolazioni e ci permette di conoscere gli aspetti che altrimenti passerebbero proprio inosservati. Fin dal primo momento Penelope ci presenta a noi con tutto il suo umorismo sovversivo, provocando le altre donne, e cito: non potete essere fedeli come Penelope? Lei ha aspettato 20 anni suo marito, 20, mentre voi, quando il vostro va 2 giorni a Biella per lavoro, vi sentite autorizzati a tradirlo col postino. Questi sono i tempi per la tesa, questi non sono i tempi per la tesa passiva delle donne, ma come afferma la protagonista, non lo erano nemmeno i tempi di Omero. E la nuova Penelope parte quindi da ciò che ci si aspetta e poi prosegue in direzioni inaspettate e inquietanti, grazie all'umorismo. In alcuni punti di questo testo vediamo una narrazione fortemente frammentata, soprattutto quando la narrazione fattuale, classica, e l'interpretazione ironica sono giustapposte nella stessa frase, come evidente nell'esposizione da parte della protagonista di Penelope della sua storia da bambina. E cito: quando ero bambina, mio padre ordinò che fossi gettata in mare, la solita faccenda degli oracoli. Gli avevano predetto che avrei tessuto il suo sudario e un po' ingenuamente avrà pensato che se mi impediva di farlo, lui non sarebbe mai morto. Ma il sudario non era il suo, lo capimmo più tardi. Gli oracoli si esprimono volutamente in maniera ambigua, tutto per divertirsi alle spalle degli umani. Mio padre comunque ci cascò, ma avrete già capito che doveva essere proprio un imbecille se provò ad annegare la figlia di Manaiale. Il cambio di prospettiva, come si vede dallo sguardo dall'alto, dall'eroe a quello della donna perennemente sullo sfondo, e porta Patrizia Monaco a presentare un'immagine della protagonista sicuramente originale. In questo modo prende le distanze dal mito ufficiale e, allineandosi alle idee proposte da importanti teoriche femministe, sovverte proprio il mito. Fin dal primo momento ci viene mostrata una Penelope per niente compiacente con l'ordine delle cose, è una donna che usa l'umorismo, sì, ma che non è veramente di buon umore. E cito: volete sapere che si dice adesso di me qui? La male lingue, ora si dice gossip. Hanno inventato una bella storiella su di me e i proci. I proci erano i principi delle isole che facevano parte del regno di Itaca, non meno di 129. Ed io, lussuriosa eretomane, giacendo con loro. E non è precisato se insieme o a turno avrei generato il dio Pan, il dio della passione sfrenata. Mi sembra un tantinello esagerato da non aver giaciuto con nessuno per 20 anni, a 129 in una sola volta. In questo modo, da figura passiva e sottomessa, diventa una protagonista attiva della storia. E adesso già mi avvio alle conclusioni. Per Patrizia Monaco, Penelope è una donna forte, indipendente, che ha imparato molto presto, e cito, a cavarmela con le mie forze e a diffidare sempre, che riesce a rimanere regina di Itaca contro ogni previsione e tutta da sola per 20 lunghi anni. Attraverso la parodia del mito di Penelope, Patrizia Monaco non cerca il riso, ma piuttosto di risvegliare la riflessione, al dubbio, alla consapevolezza e a un cambiamento di atteggiamento. Sicuramente la drammaturga cerca anche la loro complicità, la complicità del pubblico, soprattutto, ma non solo, da parte delle donne. E inoltre garantisce la continuazione del mito attraverso una nuova reinterpretazione che la avvicina ai nostri giorni. Molte grazie. Grazie alla professoressa Milagro Martin Clavijo, grazie per l'intervento, e dico che ricordo che Patrizia Monaco poi sarà presente oggi nel pomeriggio con un intervento e quindi potrà poi anche continuare questo discorso sul suo testo Penelopeide. Ricordo anche che è coautrice con
Laura Curino dello spettacolo Artemisia, Caterina e Pazia delle altre, che stiamo portando in giro. Ha debuttato a Genova, questa è stata a Napoli e poi a Genova, stiamo portando in giro in Italia. Ora è un po' un momento atteso per l'intervento della professoressa grecista, come dicevo, Università di Padova, critico teatrale, Caterina Barone. E credo che il suo intervento sarà sul mito, le donne che lo hanno interpretato e le nuove drammaturgie. E lascio la parola a Caterina Barone, grazie di essere qui live, vera, dal vivo. Adesso ci smascheriamo. Facciamo un procedimento contrario a quello del teatro greco, per cui si mettevano in maschera e noi finalmente ci smascheriamo. Ma io farò così una breve riflessione su un fenomeno che peraltro è ben noto, che è la presenza delle figure femminili mitologiche, in particolare di quelle che hanno trovato vita nel teatro greco e latino, questa presenza costante nel corso della drammaturgia di tutti i tempi e fino alla drammaturgia moderna e contemporanea. E queste donne del mito sono strumento per incarnare non solo sentimenti, i sentimenti di sempre, la passione e la passione che porta alla morte, quindi Eros e Thanatos, ma anche sono strumentali per rappresentare le battaglie che le donne conducono. E c'è un dato sorprendente, cioè che può sorprendere, ed è questo. Queste figure sono nate in un teatro al maschile, prodotte da una società misogina. E questo non ci... ci sono tanti studi in merito, non si trova una risposta. Cioè come mai all'interno di una società misogina, sulla scena, ci siano queste grandi donne che hanno intelligenza, astuzia, carisma, e quindi un'immagine completamente diversa da quella che era la società che le ha prodotte. E io sono nel premio Ipazia da tanti anni e posso testimoniare che in tutti questi anni non sono mai mancati testi che mettono al centro queste figure femminili, Medea, Fedra, Antigone, eccetera. E anche, come vediamo proprio nella drammaturgia, nel suo farsi, compaiono sempre queste figure mitiche. Quest'anno abbiamo ad esempio una Fedra scritta da Eva Cantarella. Quindi temi di carattere passionale, ma anche temi di rapporti di genere e anche questioni problematiche di tipo sociopolitico. Se noi guardiamo alla produzione del Novecento, io mi soffermerò solo su un personaggio che può essere emblematico, e cioè il personaggio di Clitennestra. E per prenderlo in considerazione non si può prescindere da tre testi importanti. Uno è senz'altro quello di Margaret Jursenar, che è la Clitennestra di Fuochi, che tutti noi conosciamo, ma che non la si può dimenticare perché ha segnato una svolta significativa nella rappresentazione di Clitennestra. Una Clitennestra che non uccide più per odio, ma uccide per amore. E questo è importante perché proprio da lì sono scaturite tante riscritture di Clitennestra in questa direzione. La cosa singolare è anche che dopo aver creato una Clitennestra che uccide il marito perché è innamorata del marito, perché tradita, la stessa Jursenar nel 57, quindi I fuochi è del 35, nel 57 scrive una Elettra col sottotitolo La caduta delle maschere, dove mette in scena, questa volta indaga sull'amore
di Clitennestra per Egisto e ne fa una passione autentica, vera, una passione da cui è nato un figlio, cioè Oreste è figlio dei due amanti, e dunque l'omicidio di Clitennestra, questo gesto estremo, nasce dalla necessità di proteggere il figlio che è nato da quest'amore. E vedremo poi perché vi dico queste cose. La terza opera devo prendere in considerazione è senz'altro I sogni di Clitennestra di Dacia Maraini, un'opera del 78 che poi è stata rappresentata nell'80 e pubblicata nell'81. Dacia Maraini ambienta la storia, l'Orestea, diciamo, nel Prato del dopoguerra e in un contesto povero di gente immigrata. Agamennone è un operaio del sud che è immigrato al nord in cerca di una vita migliore. E la moglie, Clitennestra, è un'ex prostituta, anch'essa operaia tessile. Anche qui l'odio che si scatena da parte di l'odio che nutre Clitennestra nei confronti del marito nasce dalla morte di Ifigenia. La genesi è diversa, non è la guerra, non è più la guerra, ma è una questione economica, cioè Agamennone ha bisogno di soldi per partire, per andare in America a crearsi una nuova vita in cerca di fortuna, e allora non esita praticamente a vendere la figlia in un matrimonio di interesse, del quale poi la ragazza è fragile. Quindi vediamo già da queste poche indicazioni che chiaramente il testo è un testo anche sociopolitico, cioè che considera il tema dell'immigrazione, del lavoro nero e dell'emarginazione. E anche, quindi, da un lato c'è questa indagine, c'è questa attenzione sociopolitica, dall'altro invece una messa a fuoco di tipo femminista sui rapporti di genere, sul ruolo della donna all'interno del matrimonio e sullo sfruttamento femminile nell'ambito della società. È la stessa autrice che in un'intervista spiega che cosa ha voluto dire in questa sua pièce e come, tra l'altro, ha creato due finali diversi. In uno Clitennestra impazzisce, è pazza, viene ricoverata in un manicomio, e lei spiega: la follia non è altro che il non riuscire ad adattarsi al mondo, e le donne non possono adattarsi a un mondo fatto a misura maschile. Da sempre il comportamento delle donne è dettato dalle leggi dell'uomo, e colei che non si adatta è emarginata e messa a tacere. Quindi questa Clitennestra non è più la regina di Eschilo, o questa donna fiera e potente e capace di opporsi all'universo maschile e capace anche di manipolarlo. Ricordiamo tutti la scena bellissima in cui Clitennestra convince il marito a calpestare i tappeti rossi. Nella versione di Maraini invece è una donna succube del marito che l'ha presa, l'ha plasmata come voleva lui. Allora, sono partita da questi tre testi che sono diciamo fondamentali, perché è proprio sulla scia dell'intuizione di queste due scrittrici che si collocano opere recenti. Una di queste è Il verdetto di Valeria Parrella, un'opera del 2007, non so se l'abbiate incrociata. Ed è un'opera in cui confluiscono proprio sia il profilo di una Clitennestra innamorata del marito che lo uccide appunto per amore, sia una considerazione di tipo sociale. E dunque è un monologo, Il verdetto, dove
ci sono, diciamo, più suggestioni, non solo quelle derivate dal teatro greco e latino, ma appunto, come dicevo, il filone femminista. Ci sono suggestioni da Shakespeare, praticamente Lady Macbeth, le mani macchiate di sangue da cui, appunto, di cui non riesce a liberarsi, e fino ad arrivare poi all'attualità. L'attualità qui è rappresentata dalla camorra, cioè dai rapporti di una donna che si trova a essere proiettata a vivere in questa società, diciamo, particolare, che è quella a cui la camorra detta le regole. E da un punto di vista così, se prendiamo in considerazione l'elemento passionale, e vediamo che la parola predominante è la parola sangue, perché la protagonista parla del suo amore e di Agamennone come dell'uomo che mi muoveva il sangue. Lo dice in maniera ossessiva, lo ripete in maniera ossessiva, e rievoca il suo incontro con Agamennone, un incontro casuale. Lei era appena uscita dal liceo e quest'uomo, ferito al collo, le chiede un fazzoletto e poi si deterge il sangue che gli cola dal collo e poi glielo restituisce. Quindi in quel momento nasce un amore travolgente, la ragazza rimane incinta, i genitori consentono così al suo matrimonio, e a quel punto lei diventa una donna di camorra, perché Agamennone è appunto un criminale. Dice: divento la regina, con due G. Lui era Agamennone e io la femmina sua, il mio utero per moltiplicare la sua immagine. Qui l'allontanamento di Agamennone è in relazione alle guerre di Camorra, cioè Agamennone deve abbandonare Napoli, si ripara in Puglia, e dove rimane 10 anni, e torna dopo 10 anni portando con sé un'amante incinta, che è appunto Cassandra. Già la Jursenar aveva immaginato Cassandra incinta, peraltro. E quando ovviamente Clitennestra si trova di fronte a questo tradimento, che per lei è un tradimento inaccettabile, perché la lega a Agamennone è un legame viscerale assoluto, lo uccide. Prima lo fa picchiare, cioè quando glielo trascinano davanti tumefatto di botte, lo uccide. Dice: io amavo Agamennone e se non era mio non poteva più essere. E uccide quegli uomini, quegli occhi, scusate, che dal basso la fissano sicuri, sicuri che l'avrei ucciso e sicuri di muovermi il sangue. Qual è il messaggio poi della parrella? Anche qui lei lo spiega, io tra l'altro ho dato una tesi su questo, quindi è stata intervistata dalla mia allieva, la parrella, diciamo la tesi che la parrella porta avanti è la tesi della stessa Maraini, che il genere femminile sia sempre vittima anche quando agisce da carnefice. E quindi in una società prevalentemente maschilista e soprattutto all'interno di un'organizzazione come la Camorra, che è poi un'organizzazione piramidale, le donne devono tradire la loro natura e forgiarsi sul modello maschile, diventando femmine dal cuore virile. Che poi, se non ho sentito male, era anche un po' qualcosa che diceva Bartolotta, no? Prima. Ecco, la parrella è sicuramente un'autrice molto interessante. Vorrei un attimo lasciare Clitennestra da parte e citare Antigone. Anche questo non so se avete avuto l'occasione di leggerlo o di vederlo. È stato rappresentato nel 2012. E io lo vidi a Napoli, la regia di Luca De Fusco. E qui Antigone,
il tema della sepoltura, che è diciamo quello portante di Antigone, e quindi del rispetto delle leggi, eccetera, che ben sappiamo, ecco, qui si sposa con il tema dell'eutanasia, perché Antigone si batte, sì, per seppellire il fratello, ma in che senso? Cioè, deve liberare il fratello dalla vita chimica, così dice il testo, nella quale è imprigionato. Cioè, Polinice da 13 anni vive intubato e attaccato al respiratore. E qui Creonte, che viene chiamato il legislatore con la L maiuscola, è lui che lo tiene prigioniero in quella situazione, cioè non permette che Polinice possa morire e poi dunque trovare pace. E Antigone sceglie dunque uccidere, appunto, di far morire il fratello per liberarlo da questa terribile situazione in cui vive, sapendo bene che finirà in prigione, e una volta che è in prigione poi fugge dalla prigione col suicidio, l'unico modo che le rimane. E, qui diciamo uno degli elementi caratterizzanti è da parte della Parrella il voler sottolineare la capacità di scelta che ha l'uomo, l'uomo nel senso di l'essere umano, che non c'è, diciamo, l'istinto come negli animali che detta un comportamento, cioè gli uomini hanno questa facoltà straordinaria che è quella di poter scegliere, che quindi ti permette anche di evadere da una determinata situazione, soprattutto quando la realtà esterna confligge con quello che è la tua coscienza, con la tua vita interiore. E dunque Antigone, cioè qui rappresenta nel discorso della Parrella quello che è il rapporto tra la persona umana, l'essere umano, e il diritto, il concetto di diritto, visto appunto in relazione anche con quella che è l'azione del singolo individuo. E poi l'ultimo testo che vi propongo è una Clitennestra, torniamo a Clitennestra, che fa parte di una raccolta dedicata a personaggi del mito e della storia. Si chiama Oltre la quarta parete, questo libretto, ed è stato scritto da Alma Daddario, che è un'attrice, e che l'ha pubblicato nel 2018, quindi è un testo recente. Anche qui un lavoro molto interessante su Clitennestra, con delle ricadute ovviamente che ci toccano da vicino. Allora, fa un lavoro sul mito, partendo dalle radici dell'odio della Tindaride per Agamennone, perché noi in genere ci concentriamo sull'Orestea, su quello che è accaduto nell'Orestea, l'uccisione o prima della partenza per la guerra di Troia, dunque dell'uccisione di Ifigenia e quanto segue, che ben sappiamo. Però c'è una parte del mito che è meno nota, ma non per questo meno importante, e cioè il fatto, poi sappiamo il mito ha tante varianti, tante declinazioni, comunque una di queste variazioni sul mito racconta di come Agamennone abbia voluto conquistare, diciamo, avere come sua Clitennestra, e per farlo ha ucciso il primo marito, il giovane Tantalo, e ha ucciso anche il bambino, il piccolo figlio che Clitennestra teneva tra le braccia. Dunque, questa donna è stata sposata, è stata violentata, è stato un matrimonio di violenza, un matrimonio dal quale poi è scaturito la morte di un suo secondo figlio, figlia nel particolare, dunque di Ifigenia. Allora, ciò che chiede vendetta in questa Clitennestra di Daddario è proprio il suo essere madre, una madre che è stata violentata, colpita nel suo amore per i figli, che ha perso due figli per mano di uno stesso uomo.
È una figura, questa Clitennestra, che ci richiama molto quella di Eschilo, a differenza per esempio di Maraini, come abbiamo visto. E anche molto efficace l'immagine che la Daddario ci dà di Clitennestra, mostrandocela attraverso gli occhi di Cassandra. Cassandra, quando arriva in prossimità della reggia e vede Clitennestra, capisce dal suo atteggiamento che è una donna fiera, che è una donna pronta alla violenza e che quella violenza coinvolgerà anche lei stessa. Perché la Clitennestra di Daddario si abbandona al piacere del sangue. Questo gusto della vendetta che lei ha covato dentro di sé nel suo animo per tanti anni si consuma non solo nell'omicidio di Agamennone, ma anche nell'omicidio di Cassandra, in un'orgia proprio di sangue. E veniamo alle domande che questa Clitennestra si pone, cioè una volta che ha compiuto il delitto, rivolto appunto ai nobili di Micene che la dovranno giudicare. Chi giudicheranno i nobili di Micene? La regina che ha tradito il suo ruolo, la sposa adultera, la madre che si è vendicata o la donna in se stessa? E proprio su questo interrogativo la Daddario, attraverso questo interrogativo, mette a fuoco i rapporti di genere che la legano non solo ad Agamennone, ma anche ad Egisto. Egisto che è sempre una figura di secondo piano, ma che qui viene messo in parallelo con Agamennone, in maniera che merita attenzione. Cioè, Agamennone rappresenta la brutalità per Clitennestra, ed Egisto rappresenta la goffaggine. L'uno è una sorta di belva, l'altro un utile idiota. Sono uomini stolti che hanno creduto di possederla, di imprigionare le sue passioni, ghermendole i fianchi. Quindi entrambi questi uomini, quindi siamo al di fuori da quello che abbiamo visto finora, l'amore o per l'uno o per l'altro, ma il disprezzo che coinvolge entrambi questi uomini. L'unico uomo che Clitennestra ha amato è il figlio Oreste, anche se la figlia Elettra ritiene che la madre abbia odiato Oreste, non è così, Clitennestra lo dichiara. Ho nutrito dentro di me il mio destino, un regalo del mio re che mi trafisse, inseminandomi col seme della morte. L'ho nutrito e amato, Oreste. E quindi detta il suo epitafio. Qui giace la regina dai capelli d'oro, uccisa dal figlio perché voleva vivere. E questo epitafio ci porta un messaggio molto forte. Questo desiderio di vita di Clitennestra, in questo desiderio di vita, Clitennestra ingloba in sé, nel proprio destino, tutte le donne mortali, rese immortali grazie al ricordo, ma ormai libere e danzanti dopo la morte, e che attraverso di lei riacquistano corpo e voce. Donne di secoli, afferma Clitennestra, mi abitano Ifigenie, Cassandre, Elettre, Medee, Arianne, Antigoni, Ecube, Alcesti, spose, sorelle, madri, figlie, serve e sovrane, donne da ascoltare, ma soprattutto donne da rispettare. Grazie. Barone, che ci ha fatto questo excursus, e in effetti sono stati anche testi importanti, molto, come quello di Valeria Parrella, insomma anche gli altri. Alma Daddario, fra l'altro, poi sarà in una continuazione di questo convegno, avrebbe dovuto essere qui, però insomma ci ha comunicato poi la settimana scorsa che non riusciva a salire anche per ragioni di salute. E da qui la salutiamo e la invitiamo per un prossimo convegno, perché so che ci sta seguendo su streaming.
su Facebook, sulla pagina Facebook del Festival dell'Eccellenza al Femminile, dove il convegno è in streaming. Io adesso invito a parlare Alina Narciso, che rappresenta un po' quella che è la rete internazionale delle donne che, dell'America Latina, insomma, di lingua latinoamericana, che lavorano su testi femminili attraverso, su testi sulle donne attraverso dei centri di drammaturgia, no? Che sono questa, di cui io non so, Escritura e Escrivantes, la rete della donne che fanno teatro a Cuba. Quindi ce le dici un po' tutte tu, perché sono tante reti e quindi tu le rappresenti bene e vieni... accomodati, le rappresenti e ci racconti un po' i percorsi che stanno facendo a livello internazionale le donne, soprattutto quelle di lingua latinoamericana. Grazie di essere con noi fisicamente, Alina. Grazie, ciao. Grazie e buongiorno a tutti. Dunque, la mia, io non sono una critica né una studiosa di teatro, ma sono una regista teatrale e una direttrice artistica del Festival La Scrittura della Differenza, quindi la mia sarà una testimonianza, non uno studio su, diciamo, da quest'altra parte, no? Dalla parte di chi sul palcoscenico c'è. Questa testimonianza vi ho portato in realtà un video che è proprio una testimonianza del lavoro che abbiamo fatto come rete della Scrittura della Differenza durante la pandemia. Ma prima di raccontarvi questo lavoro fatto assieme e come la rete ci ha incrociato il discorso centrale di questo di questa edizione del Festival dell'Eccellenza Femminile, il tema dell'arte che salva, il tema della cura. Prima di, diciamo, arrivare a questo, devo darvi oggettivamente un po' di informazioni su che cos'è questa rete della Scrittura della Differenza e che cos'è il Festival. Allora, il Festival della Scrittura della Differenza è nato nel 1999 a Barcellona. E poi abbiamo fatto 4 edizioni in Italia e all'epoca erano solo 4 paesi, erano Italia, Spagna, Argentina e Cuba. Nel 2009 ci siamo spostati a Cuba perché Cuba ha dimostrato molto chiaramente il suo interesse a portarlo avanti e ad accoglierlo e a sostenerlo si è trasformato in un festival a cui partecipano 13-14 paesi, dipende dalle edizioni, la maggior parte sono tutti del Latino America, tranne Italia e Spagna, che sono i due paesi europei che partecipano a questo festival. Il festival è organizzato, è triennale ormai, perché prima facciamo un concorso nei vari paesi partecipanti alla rete, ci sono le varie giurie nazionali, si selezionano i testi vincitori nazionali, che poi, tra i quali poi vengono selezionati 3 testi vincitori internazionali e tutti poi questi testi vengono affidati a compagnie cubane che li mettono in scena o in forma di lettura drammatizzata o come complete, spettacoli completi che vanno appunto e vengono rappresentati nel periodo in cui si fa il festival insieme poi a altri spettacoli, agli spettacoli delle coordinatrici nazionali. Questo, diciamo, è il meccanismo. A questo festival è legata, è nata insieme a questo festival, questa rete di teatranti, diciamo così, perché è di drammaturghe, registe, attrici, diciamo, questa rete di, noi la chiamiamo, sto pensando in spagnolo, che ricordo in spagnolo, noi la chiamiamo Red de Mujeres Teatristas, che è costituita fondamentalmente dalle varie autrici che hanno vinto le varie drammaturghe, che hanno vinto le varie edizioni, ormai siamo alla nona, stiamo organizzando la nona, le coordinatrici nazionali. Le coordinatrici nazionali hanno un'importanza essenziale
perché organizzano, oltre al concorso, organizzano la partecipazione al festival, ma organizzano attività nel proprio paese. Questo ha permesso di creare una rete veramente attiva, cioè non è una rete per modo di dire, come se ne sono tante, è una rete che porta avanti progetti e oltre che una comunicazione continua tra le varie coordinatrici, ormai sono 12 anni che il festival si è spostato a Cuba e ci siamo incontrate tante volte, quindi si sono anche create relazioni affettive, e questa è una prima cosa che voglio sottolineare, perché la maniera di fare rete delle donne è un po' diversa dalla maniera di fare rete del mainstream. Ed è una rete che, oltre ad avere a creare scambi culturali o progetti in comune, inevitabilmente crea anche relazioni di tipo più personale. È la nostra maniera di fare rete, e questo è un arricchimento, io credo, nel senso che la relazione non è mai asettica. L'obiettivo della scrittura della differenza, festival e rete, è quello, non è un obiettivo di tipo di genere, cioè nel senso che noi non invitiamo le autrici o le registe che partecipano a presentare progetti specificamente di genere, ma rivendichiamo in qualche maniera la libertà di poter parlare di qualunque, nella maniera e nella forma che vogliamo. L'obiettivo è essenzialmente dare visibilità al lavoro delle donne nel teatro, tenendo conto che la presenza di registe o autrici nei vari cartelloni ufficiali e non italiani, spagnoli come latinoamericani è molto bassa. In Italia poi ci muoviamo su presenze veramente spaventose, intorno al 2-3%, basta guardare i cartelloni degli stabili e ci viene un brivido dietro la schiena. Sono presenti una, due, massimo al massimo. E però questo è così nei trick, è così in tutti i teatri. Quindi la nostra è una presenza, è una manifestazione, una rete, militante. Proprio usando questa parola come si usava una volta, che mette su una serie di iniziative per dare visibilità e potere alle donne. Infatti una delle ultime iniziative che abbiamo organizzato insieme alla Scena delle Donne a Pordenone, insieme anche al Festival dell'Eccellenza Femminile, a Consuelo e a tante altre, è stata questo incontro delle operatrici nazionali del teatro per richiedere misure specifiche e attive di riequilibrio di genere nel mondo del teatro italiano, che ha caratteristiche veramente spaventose. A questo proposito vi voglio dare una bella notizia, questo lavoro che abbiamo svolto ha prodotto un emendamento per il riequilibrio della parità del genere nella legge per lo spettacolo, che determina poi la ripartizione del FUS, che è stato presentato proprio 3 o 4 giorni fa in commissione dalla senatrice Montevecchi e dalla senatrice De Lucia, che sono state disposte ad accogliere le nostre richieste. Quindi la militanza è proprio concreta, cioè non solo culturale. Ovviamente si affianca a tutte le altre reti che fanno un lavoro culturale, perché altrimenti non avrebbe senso. È fondamentale la trasformazione dal punto di vista sia nella produzione, quindi la presenza all'interno della produzione culturale teatrale di un punto di vista femminile, ma anche, secondo me, a questo punto è maturo il momento di una ricezione differente e quindi di una collaborazione, di un dialogo con le donne che fanno critica teatrale. Questo io credo che sia uno dei nodi che adesso dobbiamo cominciare a sciogliere, perché l'insieme delle varie stanze crea poi
un pensiero egemonico. Quindi, e questo, diciamo, è la presentazione del tipo di lavoro che facciamo. Passo invece alla seconda, al tema dell'arte che salva e la cura dell'arte, che è quello che è più collegato alla giornata di oggi, ed è, e vi racconto questa cosa che è stata un'esperienza estremamente bella. Nel periodo della pandemia ovviamente ci siamo ritrovate tutte in tutte le latitudini chiuse in casa, noi italiane un po' prima, ma poi insomma la cosa ha coinvolto tutto il mondo. E a quel punto, da questa solitudine, ha cominciato, questa solitudine incredibilmente ha messo in funzione la rete in maniera solidaria, si direbbe a Cuba, quasi dice con una forma di solidarietà. Inizialmente quindi abbiamo semplicemente cominciato a dialogare dalle nostre solitudini su che cosa significava questa situazione dal punto di vista creativo, cioè che cosa volevamo, cioè come ci sentivamo. Abbiamo cominciato a incontrarci via Zoom e a riflettere su questo ruolo, sul ruolo dell'arte in questa situazione. Poi è nata la proposta da parte di Lucia Rocas Maldonado, che è una cilena che vive però in questo momento a Barcellona, ci ha chiesto a tutte di mandare delle testimonianze che poi lei, per un programma radiofonico che lei aveva messo su, che si chiamava appunto Le donne, le drammaturghe, le donne del teatro nel periodo del lockdown. Abbiamo mandato questi audio in quel momento e lei poi dopo ne ha costruito, su queste voci ha costruito un documentario di 11 minuti che vi farò vedere. Non ho avuto il tempo di fare i sottotitoli, però insomma l'importante è dare la sensazione che questo documentario dà, perché restituisce perfettamente il clima e le emozioni e la condizione psicologica in cui stavamo in quel momento, ma restituisce anche come questa rete ci ha salvato in quel momento, perché ci ha fatto continuare a pensare e a pensare creativamente. Il processo è andato ulteriormente avanti e noi poi abbiamo scritto un testo collettivo che si chiama Garua, sul quale stiamo ancora lavorando, che abbiamo presentato in forma di lettura drammatizzata delle stesse autrici nel festival del Mujeres en Escena dell'Ecuador. E su questo stiamo ancora lavorando. Quindi in qualche maniera questa presenza, questa partecipazione a questa rete ci ha aiutato a vivere in una maniera diversa e in una maniera creativa questo periodo, che è stato effettivamente per noi donne e uomini del teatro molto duro. Chiudo e poi andiamo su con il documentario con solo alcune piccole notazioni. Noi abbiamo negli anni letto intorno ai 600-700 testi più o meno, e chiudo con questo, cioè in realtà non, è molto difficile, quasi impossibile trovare un minimo comune denominatore che caratterizzi tutta la produzione drammaturgica o teatrale femminile, che viva Dio invece è molto diversificata ed è molto condizionata giustamente anche dall'appartenenza alla propria cultura. Infatti la scrittura della differenza si chiama la scrittura dell'as differencias, perché fa questo incrocio tra genere e differenze culturali, tenendo conto anche delle ultime delle ultime elaborazioni del femminismo latinoamericano, che appunto sostiene il genere non è
una caratteristica astratta non collegata alle condizioni in cui si vive, alle condizioni culturali del proprio paese e alle condizioni economiche e sociali. Quindi noi incrociamo questi vari aspetti e la cosa molto interessante che è presente generalmente un po' in tutti i testi è sempre questo sguardo, diciamo, di riappropriazione della propria cultura. E infatti per quanto riguarda noi italiane questa riscrittura dei miti è come dire una cosa che ci appartiene molto, che però non è solo italiana ma è presente in misura minore però nelle altre negli altri paesi, dove invece è più dove c'è più una riflessione sulle tradizioni culturali originarie, perché stiamo parlando dell'America Latina, che ha appunto caratteristiche diverse da questo punto di vista, e quello che è il proprio portato culturale generalmente sono le culture originarie dell'America Latina. Faccio un esempio: a Cuba c'è tutta una riflessione, spesso una rielaborazione da parte delle donne su tutta il pantheon della santeria cubana, che è molto simile al pantheon nella tradizione greca e latina. Faccio un esempio: Ochun, che è la dea dell'amore e della protettrice, colei che protegge i musicisti, l'arte, il teatro, è molto simile nelle caratteristiche anche fisiche a Venere. E poi, vabbè, chiaramente sono diversi, ovviamente, perché hanno caratteristiche, esprimono un mondo completamente diverso. Queste tradizioni, la santeria viene dall'Africa, perché è una rielaborazione afro-cubana della mitologia africana. E quindi, diciamo, le donne in generale, abbiamo visto, tendono appunto, o sentono il bisogno in questo momento, di confrontarsi con la propria tradizione culturale, con la tradizione culturale del proprio paese, rileggendola da un punto di vista femminile o proprio femminista. Quindi mi interessava molto tutta la descrizione che ci ha fatto, scusami, Barone, come anche il tema dell'ironia. Sulla questione dell'ironia, lì sono d'accordo con Milagro, le donne hanno ancora, fanno grande fatica a utilizzare, sono rari i testi ironici o umoristici delle donne. E infatti anche noi nell'ultima edizione della Scrittura della Differenza ne abbiamo premiato uno a Ditta al Drummond di un'autrice dell'Ecuador, che ha, proprio per questa caratteristica, perché maneggiava appunto in maniera molto divertente e ironica tutto il tema della menopausa. Detto questo, penso che un approfondimento maggiore sarebbe impossibile in questo tempo che stiamo parlando di 14 paesi. Preferisco farvi sentire e vedere questo documentario che possiamo mandare, che restituisce l'emozione di quei giorni.
Grazie.
I sottotitoli perché si sentono
le differenze di accento, si sente la differenza di culture delle varie partecipanti, le varie voci e l'emozione, io credo, arriva comunque, si è arrivata comunque. E questo, diciamo, questo è stato, da questo stiamo, a questo punto siamo arrivati, poi da qua, da questa domanda, come rispondere, come relazionarti artisticamente a questo momento tanto complesso, su cui siamo partiti e su questa stiamo ragionando. Alina Narciso, sono venute in mente i momenti del lockdown, queste immagini che abbiamo visto in Tres of Antigone comunque, questo mondo qua è entrato sul palcoscenico di Tres of Antigone in un modo diverso, ma la presenza di Zoom sul palco, queste sensazioni sono tremende, ci auguriamo che questi momenti non tornino più così. Il prossimo intervento è l'intervento del professor Carlo Fanelli dall'Università della Calabria, da Cosenza, che, dal DAMS, che ringrazio di essere qui e che insomma conosciamo da tanti anni, con una collaborazione proprio che nel tempo, di cui lo ringrazio, da uno spettacolo di tanti anni fa, un testo su Albert Camus che vorremmo tanto continuare a portare in giro e riprendere, che aveva avuto ottimi risultati. Grazie, professor Fanelli. A lei. Grazie, Consuelo. Tra l'altro, in questi giorni a Parigi c'è un convegno importante su Camus e sul teatro di Camus, al quale mi avrebbe fatto piacere partecipare, ma nella vita che per fortuna abbiamo ripreso a fare non si può fare tutto. E io ringrazio l'eccellenza femminile, Consuelo in prima persona, per questa richiesta di partecipazione, perché ritengo che questo momento sia importantissimo per riprendere o ricominciare o cominciare dei discorsi e dei percorsi sul teatro, soprattutto in Italia. Però consentitemi qualche minuto che sento doverosi spendere per ricordare una persona importante del teatro italiano che ci ha lasciato qualche giorno fa, che è Renato Palazzi. Voglio ringraziarlo non solo come studioso di teatro, ma anche come meridionale e come calabrese, perché Renato, con la sua scrittura, con il suo interesse rivolto molto spesso al teatro nel Meridione e al teatro in Calabria, ha dato un contributo importante a far luce su un aspetto che, diciamo, il teatro nazionale non aveva molto presente, soprattutto a fermare quella dimensione di una nuova drammaturgia del Sud, che era fin troppo schiacciata tra la Campania e la Sicilia, che è appunto quella dei nuovi drammaturghi calabresi. E quindi sento di doverlo ringraziare, oltre che naturalmente per il suo lavoro di critico speso in tanti anni, sul Sole 24 Ore, e per quello che appunto ha dato come contributo. Detto questo, il discorso è quello della ripresa, della ripresa dopo il momento del lockdown, ripresa sulla quale però mi tocca fare una riflessione in un certo senso ad alta voce e condividerla con voi, di riflessioni che sono mie da un po' di tempo e che si rivolgono verso un ambito nazionale italiano, in cui, diciamo, la temperatura, lo stato di salute del teatro non mi pare fosse eccellente. Il termine lockdown, il termine chiusura, il termine interruzione, nel caso del teatro italiano forse in alcuni casi è stato un po' abusato,
nel senso che situazioni critiche di impasse e di conclusioni di linguaggi, necessità di rinnovamento, il lockdown non ha fatto altro che esasperarle, come lo svuotamento delle sale, per esempio. Non mi pare che le sale teatrali prima del lockdown in Italia fossero così piene, quindi sono cose che mi vengono in mente non solo da studioso ma anche da spettatore a questo punto, e che la pandemia e il lockdown successivo hanno imposto anche come urgenza da un punto di vista. Da un altro punto di vista, così come tutte le grandi, i grandi accadimenti critici, fortemente critici, radicalmente critici della storia dell'umanità hanno portato anche la pandemia alle sue conseguenze estetiche, fatemi passare questo termine, questa considerazione, nel senso che per quanto riguarda il teatro e le arti in particolare, questa dimensione della chiusura, della necessità di inventarsi dei nuovi linguaggi, ha avuto, se vogliamo, degli elementi di fertilità e di sollecitazione a incontrare o a ripensare dei percorsi estetici, o quantomeno a sottolineare l'importanza di alcune realtà che in Italia e all'estero avevano già da tanti anni percorso questa direzione, ma che in Italia, nonostante l'importanza, non hanno avuto mai il rilievo dovuto. Questo poi magari sarà la parte conclusiva del mio discorso, non voglio trattenervi più di tanto e tediarvi con le mie parole. L'ora è tarda e quindi dobbiamo approssimarci alla conclusione. La riflessione sarebbe, ci sarebbero tanti convegni, no? da organizzare su questi argomenti, e quindi intraprendere una direzione concreta è difficile, però ci proverò ugualmente, anche suggestionato dalle cose interessanti che ho ascoltato oggi da chi mi ha preceduto e anche dall'intervento del professor Demetrio ascoltato ieri su questo concetto di cura che ha una rilevanza particolare anche nel teatro. La terapia no, la terapia è un'altra cosa e almeno per quanto mi riguarda la terrei lontana dai percorsi artistici e soprattutto da quelli teatrali, perché camminano da un'altra parte. E quello che ha imposto necessariamente, ma che ha fatto un intervento prepotente anche nel nostro quotidiano, il teatro ha tanto naturalmente da intervenire sul nostro quotidiano, è la dimensione della tecnologia, sulla quale noi forse non abbiamo tanto riflettuto, su quelli che poi possono essere stati gli elementi positivi della tecnologia, cioè la possibilità di creare una rete immediata di dialoghi, di confronti, nonostante una dimensione emergenziale. Questo non vuol dire naturalmente che la rete sia la scelta necessaria e la scelta privilegiata di percorsi creativi, ma credo sia arrivato il momento di riflettere su quanto e come la tecnologia possa diventare un elemento importante di dialogo con quello che è il fare del teatro, sia dal punto di vista della scrittura e quindi un ripensamento radicale anche della componente drammaturgica del teatro, ma dall'altra parte soprattutto la sua dimensione di messa in scena, cioè dell'accadere sulla scena, quello che appunto la tecnologia può fare non tanto come un momento creativo, ma un momento di intervento diretto sul farsi, sull'accadere dello spettacolo, cioè dell'intervenire di elementi tecnologici direttamente sulla scena. Ci sono spettacoli che già da un po' di tempo in Italia e all'estero, come dicevo prima, hanno portato, hanno fatto che questo diventi una realtà costitutiva e che
si sono offerti in un certo senso come alternativa al teatro di repertorio, al teatro che un po' stancamente, diciamocela tutta, sta ancora purtroppo, no? Invadendo i cartelloni degli stabili, lo diceva prima, Lina, o questo, perdonatemi l'aggettivo un po' violento, stramaledetto teatro televisivo, che sta un po', come dire, dissolvendo quella dimensione fortemente teatrale che il teatro deve riconquistare finalmente. E non voglio parlare perché lo abborro con tutta la mia forza, il cosiddetto compromesso che purtroppo nel periodo della pandemia è stato utilizzato fin troppo frequentemente, del cosiddetto teatro in televisione, che è, se vogliamo, ma non per fare i puristi, un tradimento di quella che è la dimensione del teatro, il suo fare, il suo essere, la sua relazione con lo spettatore, il suo linguaggio. È vero, dobbiamo inventare, dobbiamo ripensare i linguaggi del teatro, in un certo senso anche tradirli. Prima si parlava di Carmelo Bene, no? Del suo tradimento, ma quelli sono tradimenti che camminano da un altro punto di vista, che restano ancorate nella dimensione della immediatezza, dell'hic nunc del teatro e del divenire dell'attore sulla scena, o del divenire altro sulla scena, o della famosa sottrazione di Carmelo. Ma questo non vuol dire trasformare il teatro in quello che non è, che non è mai stato e che non può essere. Laddove invece la dimensione del video o della trasposizione di un reale attraverso una ripresa indifferita può sicuramente diventare un linguaggio che si affianca alla dimensione della messa in scena, della performance, della scrittura drammaturgica, che non necessariamente deve essere fatta appunto di parole scritte che diventano poi un copione che un attore porta sulla scena. Anche la scrittura stessa può rivendicare, se vogliamo, la sua fattività elettronica, chiamiamola così. Gli esempi si sprecano, ma si sprecano anche da quelle che una volta si chiamavano le neoavanguardie. Anche i termini, se ci pensate bene, stanno diventando un po' antichi. Anche lo stesso termine avanguardia è un po' desueto, se volete, ma anche la stessa dimensione, se vogliamo, del contemporaneo non restituisce più una dimensione dell'essere, dell'accadimento che è del teatro di oggi. Tant'è che a me piace sempre, anche con i miei studenti, utilizzare un termine nuovo che vi propongo, contestabile sicuramente, non sicuramente geniale, che è teatro vivente, pensando un po' al living, no? Ma non perché ispirato dalla poetica del living theater. Perché il teatro vivente è qualcosa che porta il nostro entrare in relazione con il teatro, con qualcosa che sta accadendo in questo momento, come un organismo che si trasforma nel suo esistere, nel suo divenire, nel suo fare, non rimane mai uguale, che poi credo sia uno degli elementi necessari dell'arte e del teatro, cioè quello di non permanere su un qualcosa di consolidato, ma trasformarsi progressivamente nel tempo, che era un po', se volete, anche il concetto delle avanguardie e di quello che inizialmente, no, il teatro contestava alla dimensione borghese e sclerotizzata del teatro. Questo teatro vivente che si fa e si disfa continuamente, senza lasciare necessariamente una traccia persistente, ma che si trasforma progressivamente, che rappresenta, secondo me, anche una dimensione di fertilità creativa per un drammaturgo, un regista, uno scenografo, un compositore,
per in un certo senso mettere in fila anche abbastanza così brutalmente quegli elementi, no? Che poi vanno a comporre, se vogliamo, uno spettacolo teatrale, cioè la regia, appunto il suono, che ha assunto una dimensione straordinaria all'interno delle nuove esperienze del teatro. Una relazione finalmente nuova, concreta e significativa con l'immagine, anche quella tecnologicamente riprodotta. E se pensate ad una cosa, in uno degli ultimi libri pubblicati da Einaudi, perdonatemi, non ricordo adesso il titolo e l'autore di questo libro, ma è un discorso molto diffuso sul concetto e lo studio sull'immagine, stranamente per me, rilevando una mancanza a questo studio comunque importante, il teatro non viene inserito nel novero della immagine o della immagine riprodotta, laddove secondo me il teatro costruisce immagini, il teatro può essere fatto attraverso le immagini, il teatro è immagine, già a partire dalla conformazione della scena, il quadro. Quindi, questo per dire, facendo in un certo senso anche outing da parte appunto del mio mondo, degli studi teatrali, forse è necessario che anche altri percorsi, altre scelte critiche e teoriche vadano riviste. Dico tutto questo, anche forse in modo un po' disordinato, ma proprio guidato dall'enfasi che questo argomento mi suggerisce, io ho trovato sempre in questo percorso di scelte, di indicazioni, un ritrovare le mie idee verso alcuni percorsi fortunatamente nati in Italia, ma che purtroppo in Italia non hanno una grossa presa e non popolano molto frequentemente i nostri teatri. Penso soprattutto che poi uno degli oggetti di studio della mia ricerca, il percorso che da qualche anno a questa parte ha compiuto Romeo Castellucci e la sua costante volontà di trasformazione della sua stessa arte e della impermanenza di alcuni linguaggi posti in essere, sperimentati e superati. Prima, per esempio, ascoltavo l'interessantissimo discorso sui miti e su Clitennestra, mi veniva in mente la spaventosa e poderosa Orestea della Società di Raffaello Sanzio, ormai del 97, o gli studi fatti su Giulio Cesare, su Genesi, dove la dinamica del corpo sulla scena, del corpo deformato che evoca e riverbera esistenze e deformazioni dell'esistere, ha avuto un momento significativo e non sicuramente ben accetto nei teatri italiani. I loro spettacoli molto spesso non venivano programmati o testimoniavano fughe mitiche da parte degli spettatori, a cui sono stato presente anch'io, perché quello che sopravanzava purtroppo di queste messe in scena era lo scandalo, l'essere al di fuori, completamente al di fuori di alcuni discorsi che in quegli anni si facevano nei teatri, quindi l'essere sempre controcorrente, l'essere sempre altro rispetto a una dimensione della relazione teatrale con lo spettatore che non veniva più rassicurato, non veniva più accompagnato nel suo percorso di immedesimazione cautelativa, diciamo così, verso lo spettacolo, ma veniva disgustato, spaventato, respinto. In quel momento, per fortuna, io fui testimone di questo momento particolare, ero studente ancora, capì che la dimensione spettatoriale doveva necessariamente essere un'altra e non quella appunto dell'autoriflessività, no? Dello spettacolo verso lo spettatore, del fornire degli elementi di sicurezza e di certezza, ma che lo spettatore, così come dice molto spesso il mio amico Romeo, lo dico con un certo orgoglio,
suggerisce, cioè lo spettatore deve tornare a casa con delle domande. Il teatro non deve dare risposte, ma suscitare domande. E il teatro non finisce in questo caso nel momento in cui è finito lo spettacolo. Ma io lo spettacolo è quello che mi ha restituito, quello che ho visto, devo portarmelo a casa, deve stratificarsi sul mio tessuto sensibile. Questo l'ho esperito personalmente con la visione di Genesi, sempre di quegli anni, che per settimane mi ha turbato, mi ha costretto a farmi delle domande e soprattutto andarmi a interrogare sulle cose che io non capivo. Altra cosa fondamentale, secondo me, di queste nuove estetiche, cioè fornire degli elementi che possono sembrare incomprensibili in quel momento, ma che mi costringono a interrogarmi e a interrogare il mio modo di entrare in relazione con la mia conoscenza o con quello che mi si è squadernato davanti, che in quel momento mi ha turbato, mi ha scandalizzato, mi ha lasciato senza parole. Che però proprio per questa incertezza, per questa sospensione mi costringe a ritornarci. Ecco, questo forse potrebbe essere anche un altro elemento importante del teatro, che il teatro spesso non fa più, cioè questa sospensione, se vogliamo anche del giudizio, questa necessità di fermarsi un attimo a freddo e di comprendere anche dopo quello che è successo. Così forse un drammaturgo, un regista, un compositore può pensare di rimanere nell'attenzione e non invece essere oggetto di una frizione frettolosa, presto abbandonata, no? Per prediligere altro. Ora, in questa dinamica della trasformazione, mi piace appunto continuare a ricordare Castellucci. Perdonatemi se non parlo delle donne, ma e sono tra donne, ma non mi sono occupato della drammaturgia al femminile, che rispetto assolutamente, ci mancherebbe altro. Dalla quale però vorrei, concedetemi questa piccola parentesi, espellere questa dimensione della eccezionalità. Perché? Perché non fa un favore alle donne. Questa dimensione della eccezionalità, perché vuol dire che inscrivendola nella dimensione dell'eccezionalità noi la poniamo in un angolo che deve essere necessariamente messo sotto un riflettore particolare, mentre io invece ritengo che anche la drammaturgia femminile, quello che la donna esprime nel momento culturale, quello che la donna esprime nella società, è qualcosa che ne fa parte integrante, quindi non è eccezionale, perché se è eccezionale vuol dire che fino a quel momento è stata messa da parte, non so se sono stato chiaro, appunto, cioè non l'enfasi, sì, l'esclusione, però appunto questa enfasi sottolinea questa esclusione, laddove invece si dovrebbe, come dire, ragionare di qualcosa che convive e non è a parte. Però sappiamo che purtroppo la realtà è quella, giusto per fare questo esempio. Quindi questa necessità del cambiamento, questa necessità della trasformazione, questa necessità del ripensare alcuni percorsi, non sono purtroppo cose che frequentemente noi riusciamo a vedere nei teatri italiani, laddove appunto i teatri avevano prima del lockdown proposto determinati cartelloni che adesso stanno riprendendo a fare, o che purtroppo ci è costato vedere in televisione, anche le scelte degli spettacoli televisivi, naturalmente, come dire, accontentavano i gusti del pubblico televisivo, i gusti del pubblico teatrale, in astinenza dalla frequentazione teatrale, ma la differenza non era molta, cioè tutto il rispetto, naturalmente, io in questo caso incrocio lo studioso e lo spettatore, molto spesso non si dovrebbe fare, ma in questo caso forse sì, cioè parlare di un gusto, no?
laddove il gusto andrebbe orientato, ma quello è un altro discorso. Certo, alcuni percorsi sono, come dire, pericolosi nel venirgli incontro, perché presuppongono di sposare cause che molto spesso appunto non arrivano dove un altro tipo di spettacolo può arrivare. Si rischia l'insuccesso, il botteghino urla e richiede i rendiconti dell'impresa teatrale hanno le loro logiche, e tutto questo naturalmente impone che ci debba essere qualcuno che il biglietto lo compra. Però questo, se andiamo a vedere al di fuori di noi, al di fuori dei nostri confini, certe scelte all'estero pagano. E come Alina ne fa, no? Una sua esperienza all'estero, credo molte di voi, credo che riescono a percepire anche sulla propria pelle la dimensione asfittica dell'offerta teatrale italiana, fin troppo concentrata, no? Su una tradizione che sicuramente è nostra, ma che adesso continuiamo a pagare, di un teatro di repertorio che ha determinate esigenze, laddove invece questa parolaccia, la ricerca, ha sempre avuto, no? Dei percorsi più difficili che vengono riscoperti solo in questa dimensione di nicchia, se vogliamo, e di setta addirittura, e non accolti come invece dovrebbe accadere, privilegiando dei discorsi costruiti appunto su un approfondimento culturale, comprendendo come il teatro concretamente sia il riverbero del nostro esistere e sia il riverbero del reale, anche quando tutto ci sembra astruso e ci sembra completamente lontano da qualsiasi possibilità di incontro della nostra quotidianità. Non è così, il teatro nasce per quello e continua ad esserlo anche in questi percorsi che sembrano scappare lontano da questa dimensione. Ora, per chiudere anche, forse vi ho tenuto anche troppo in queste confuse considerazioni, credo che la pandemia, se vogliamo coglierne il relativo lockdown, se vogliamo coglierne un aspetto positivo, ci ha imposto un attimo di tregua, di necessaria riflessione su determinate cose. E la trasformazione della nostra quotidianità, del nostro pensiero, proprio del nostro pensare, l'accadimento del nostro vivere momento per momento, così cambiato, così rallentato, così determinato dall'isolamento, dalla solitudine, dalla ricerca dell'alterità, forse può ancora e deve necessariamente suggerirci qualcosa, con la coscienza però che non credo di dire qualcosa di così astruso, ci abbia realmente cambiati e definitivamente cambiati nella nostra percezione dell'altro, della percezione di noi stessi, della percezione di quella che è la dimensione della comunicazione e dell'incontro. Questo mi ha fatto pensare, con le dovute differenze naturalmente, a quello che Pietro Montani, in una brevissima ma illuminante introduzione a una antologia di scritti di estetica, definiva il dopo Auschwitz. C'è questo tema antropologico, estetico, culturale, secondo il quale, io sono assolutamente d'accordo su quello che diceva Montani, ci sono accadimenti della storia che cambiano completamente il nostro modo di relazionarci con la storia e con l'esistere. Hegel diceva che era stato il cristianesimo, e questo è vero, dopo la dimensione classica, il cristianesimo aveva, no, costruito nuovi percorsi di pensiero e di relazione anche con l'universale.
Montani dice che anche il dopo Auschwitz, Adorno aveva scritto che dopo Auschwitz scrivere anche solo una poesia sarebbe stato un reato, che dopo Auschwitz l'uomo è Dio, questo era anche Nietzsche, era morto ad Auschwitz, e che non era più possibile pensare l'umano in termini di creatività. Per fortuna poi Adorno si è ricreduto verso questa sua conclusione fin troppo, come dire, definitoria e sinceramente non percorribile, ma è vero, sempre ripercorrendo il pensiero di Pietro Montani, che da quel momento la dimensione artistica che si è fatta interprete dell'esistenza del reale ha posto in essere una dimensione dell'arte, lui la chiama non serena, non serena. L'arte contemporanea, se ci pensate, sì, ci sono tante esperienze, no? Con il comico, ma se ci fermiamo un attimo anche a pensare alle esperienze teatrali, anche quelle messe in scena in questo bellissimo festival, o tutte quelle che sono i ripensamenti del mito e della classicità, sono tutte costruite in questo lungo percorso di ripensamento e di riconnessione con una dimensione del tragico della vita. Cioè noi siamo indotti a rileggere il nostro esistente attraverso una dimensione tragica. Il teatro è pieno di questi esempi necessari che scavano dentro di noi, che ci suggeriscono un percorso appunto che ci collega da Eschilo alla contemporaneità. Io ho letto il testo di Valeria Perrella, molto bello, tra l'altro l'ho anche a tratti incontrata, conosciuta, perché è la moglie di un mio caro amico, di Davide Iodice, che è un teatrante di Napoli molto molto bravo. E il suo discorso è interessante da questo punto di vista, e comprendiamo come appunto questi percorsi poi non sono così lontani, Antigone, Medea e quant'altro, cioè ma che l'umanità ha costruito questo percorso lungo su dei filoni che poi ricorrono. Uno di questi è senz'altro il tragico, non tanto la tragedia, ma il tragico, che riverbera attraverso tanti di quei linguaggi, il linguaggio poetico, il linguaggio cinematografico e il linguaggio teatrale. Non riconvocando una tradizione artistica, estetica, letteraria, teatrale, drammaturgica, no, ma nella consapevolezza che l'umano ha costruito il suo essere umano, la sua dimensione, il suo concepimento umano attraverso le sue azioni. E quindi accadimenti come questi, che definitivamente trasformano la nostra sensibilità, diventano necessariamente anche un momento in cui ci si può confrontare con noi stessi attraverso la mediazione dell'arte e quindi del teatro. Mi fermo qui, altrimenti vado troppo oltre. Grazie. Ecco, ora magari grazie professor Fanelli, se lei c'è anche oggi pomeriggio, forse una ancora due battute di riflessione sugli ulteriori interventi che ci saranno, e ora è il momento invece di parlare di performing arts nel senso pieno della parola, cioè quelle arti che espresse in palcoscenico però vengono e sono ancora legate all'arte contemporanea, all'arte performativa in senso vero. E Linda Kaiser, critico d'arte nonché parte attiva del premio Ipazia alle performing arts,
Magari ce ne può parlare da un punto di vista un po' forse, sbaglio se dico meno teatrale e più performativo, più teatrale in senso performativo artistico, ecco, perché è difficile la definizione, no? Quindi penso che finire questa mattina con questo intervento sia, ci faccia riflettere per quelle 2 ore e poi magari oggi pomeriggio ci avremo altri interventi che ce lo raccontano. E poi legati al femminile, perché tutta l'esperienza del premio è legato al femminile. Ho visto che su Facebook ci chiedono come mai è un uomo a parlare di donne, proprio riferito ora. Voglio dire, viviamo in una società mista e quindi anzi è proprio voluto, sono proprio loro i soggetti che devono affrontare questo ragionamento insieme alle donne. Non sento. Sì, no. Sì, infatti. No, assolutamente. Poi, a parte che è proprio qui il nodo della questione, no? che va affrontato. Quindi lascio a Linda Kaiser, che ringrazio. Ecco. Grazie, buongiorno a tutti. Io ho preparato anche un supporto di slide per cercare di coinvolgere di più il pubblico. Quindi prego di... Grazie a Consuelo anche per l'organizzazione di questo interessante punto di riflessione in cui ci si intreccia con competenze assolutamente diverse. Avanti. Io ho dato una sorta di titolo al mio intervento, che è Teatro Performativo e Performing Arts, proprio per dare anche una premessa, un'impostazione metodologica a questo rapporto tra il teatro, diciamo, e l'arte contemporanea. Quindi, come potete vedere, noi sappiamo che le arti performative, che etimologicamente dal latino appunto performativo, performa significa dare forma, nell'accezione comune, quindi anche in quella, diciamo, teatrale, nelle arti performative da sempre rientrano il teatro, la danza, la musica, con il canto, con le varie accezioni, la lirica, eccetera, eccetera, ma anche molte altre arti di questo tipo di gestualità performativa, come possono essere i mimi. Poi c'è anche chi vi inserisce anche le arti circensi, per esempio, o addirittura i prestigiatori rientrerebbero in queste arti performative. Mentre la performance, l'accezione del termine performance, come tecnicamente parlando, diciamo, nell'arte contemporanea nasce molto dopo, con la critica d'arte nasce negli anni 70, al massimo la possiamo far risalire alla fine degli anni 60, però il boom della performance avviene negli anni 70, per esempio con il movimento Fluxus, che è stato il primo nell'arte a essere un movimento veramente internazionale e globalizzato, in cui gli artisti potevano realizzare dei piccoli eventi, events come erano chiamati, o delle performance davanti al pubblico totalmente improvvisate, ma anche coinvolgendo il pubblico, quindi pubblico che frequentava le gallerie, ma anche che frequentava luoghi deputati tradizionalmente al teatro, per esempio piccoli teatri. E questi artisti, per esempio, spaccavano in pubblico gli strumenti musicali, pensiamo a Pike e a tante altre performance, la musica per pianoforte distrutto e via dicendo. E la performance già si può avvalere di tecniche multimediali, quindi non c'è un linguaggio molto variato, diciamo, non è cristallizzato. E gli elementi più importanti sono sicuramente l'improvvisazione e il coinvolgimento diretto del pubblico. Qui vi ho messo la locandina di un film che purtroppo io non ho ancora visto, ma che è uscito da poco, un film del 2020, L'uomo che vendette la sua pelle,
perché è un film paradigmatico, a mio avviso, ed è della regista tunisina, qui anche è una donna, casualmente, che si chiama Ben Hania. Possiamo pure girare. Perché è un film paradigmatico? Perché praticamente si basa sul mondo dell'arte e il protagonista è un uomo che ha venduto la sua pelle per diverse vicende, anche legate all'amore, ma anche al fatto di essere un fuggitivo, praticamente, che deve essere accettato nella comunità europea, quindi si fa tatuare un passaporto sulla schiena e diventa esso stesso praticamente un'opera d'arte. Questo film si ispira a un fatto veramente avvenuto da parte di un artista belga che si chiama Wilm Delvoye, che nel 2006 ha veramente tatuato un volontario, diciamo così, che ha posato per lui. Qui lo vedete, ritratto di spalle, e praticamente questo team diventa un'opera d'arte, si chiama Team, con la datazione 2006-2008, perché l'artista belga lavora sulla sua schiena per ben 2 anni, in tempi diversi. Su questa schiena è tatuata una Madonna sotto un teschio di ispirazione messicana, diciamo. Come potete vedere è un tatuaggio molto denso, colorato, che non risparmia nessun centimetro della pelle della schiena di quest'uomo, e come potete vedere, anche con una sorta di ironia, la tecnica che viene riportata in questa opera d'arte vivente è pelle tatuata, dimensione naturale, life size. Qui in particolare è ripreso mentre si autoespone nel museo della Tasmania in Australia, questo Museum of Old New Art, perché terminata quest'opera, l'opera è stata venduta. Quindi un collezionista tedesco ha acquistato la pelle di questo essere umano vivente, che quando morirà dovrà essere consegnata appunto al suo legittimo proprietario. Wilm Delvoye non è nuovo a questi esperimenti, chiamiamoli esperimenti, modi di esprimere l'arte abbastanza particolari, perché prima di questo è l'unico essere umano sul quale ha praticato questi tatuaggi, ma prima l'ha fatto sui suini, che quindi hanno una vita anche molto più breve, e anche in questo caso poi la pelle è stata venduta a collezionisti. È un artista molto particolare che si inserisce nella tradizione belga dell'arte, che è già di per sé un filone molto interessante, innovativo e per certi versi può essere anche discutibile. Possiamo pure girare. E questo appunto, Tim Steiner adesso ha più di 40 anni ed essendo stato venduto, lui comunque è stato venduto per 150.000 euro e lui è costretto a esibirsi a richiesta del suo collezionista nei vari musei del mondo. Quindi lui è anche un'opera d'arte vivente e itinerante, praticamente fa questo di professione ed è già stato seduto nei musei ore e ore. Come? E appunto lui stesso dichiara, la mia schiena è la tela, io sono la cornice temporanea. Quindi è un performer oppure no? Qui si pone una questione, per quello che ho dato il titolo a questa slide di un performer atipico, perché lui di per sé non sarebbe un performer, perché subisce l'arte che gli hanno tatuato sulla schiena, neppure la vede praticamente. Però per esporla lui stesso diventa la cornice di quest'opera e quindi deve assolutamente fermarsi per poter essere visto dagli spettatori nei diversi musei. E qui questo mi dà il destro per passare al coevo,
perché siamo sempre nel 2020, lancio della prima edizione, l'edizione pilota, come potete vedere nella locandina, del premio Ipazia alle Performing Arts. Premio ideato da Consuelo Barilari all'interno del più grande serbatoio del premio Ipazia e del Festival dell'Eccellenza al Femminile. Questa edizione è stata dedicata a Pippa Bacca, che a sua volta è stata un'artista, una performer che forse, come qualcuno di voi saprà, addirittura ha pagato con la vita il suo esperimento di girare vestita da sposa in paesi musulmani, dove poi venne appunto assassinata in Turchia. La prima edizione, questa edizione pilota, è stata per scelta della commissione di cui faccio parte anch'io, è stato indicato un tema. Il primo è stato dedicato al corpo e all'inviolabilità. Possiamo pure girare. E qui vedete qual è l'obiettivo di questo bando: è definire il nuovo territorio di incontro tra arti performative e arte contemporanea. Quindi, come vi dicevo all'inizio, trovare delle tangenze tra due settori che apparentemente scorrevano in maniera parallela, possiamo dire, o talvolta si incontravano ovviamente. Qui noi vogliamo invece particolarmente sottolineare il fatto che questi ambiti si possono assolutamente incrociare anche attraverso questa nostra proposta di concorso indirizzato agli artisti. E quindi noi promuoviamo progetti e favoriamo progetti ibridi che dimostrino contaminazioni tra settori diversi e tra linguaggi diversi. Quindi per chi partecipa, come potete vedere nella prossima slide, è lecito far uso di tecnologie diverse, quindi addirittura si può partecipare non soltanto singolarmente, ma come gruppi, che anche questo è tipico del teatro, per esempio, quindi anche collettivi di artisti, associazioni, compagnie teatrali, quindi non è indirizzato soltanto al mondo classico, diciamo tra virgolette, dell'arte contemporanea. E il progetto, quello che è importante, deve prevedere la rappresentazione scenica. Quindi c'è questa parte performativa, non è soltanto un'idea, un'ideazione che può essere molto allettante, ma deve essere veramente realizzabile in maniera teatrale e drammaturgica. E quindi si può realizzare una forma visiva, una forma multimediale che combini le tecnologie anche più avanzate, i supporti più avanzati, e facendo uso quindi di ogni tipo di arte visiva. Come vedete nel regolamento che abbiamo messo a punto per la primissima edizione, già il concorrente deve partecipare producendo dei materiali che sono diversi, perché si deve cimentare sia con la scrittura nella proposizione della sua idea, sia con può corredare il progetto di fotografie, ma anche di un breve video. E quindi questo già permette a noi che esaminiamo i progetti anche di cogliere se non soltanto se il tema è stato seguito, il tema proposto è stato centrato, ma anche se quello che noi ci proponiamo, cioè di trovare questi terreni di ibridazione, si presenta nel lavoro che stiamo esaminando. La premiazione poi consiste in una residenza d'artista, quindi come potete vedere siamo veramente al confine tra questi due mondi, arte contemporanea e teatro, perché nell'arte contemporanea è frequentissimo che un artista vinca una residenza d'artista e realizzi un'opera in situ. Qui addirittura ci deve essere il progetto già a priori e poi la realizzazione, le prove per poter poi essere vista l'opera definitiva, essere vista anche da un pubblico. Quindi il premio consiste proprio anche in un debutto e nella pubblicazione del lavoro di ricerca e nella premiazione all'interno del Festival dell'Eccellenza al Femminile, cosa che è avvenuta quest'ultimo ottobre.
E qui vedete la classifica dei progetti della prima edizione, ci sono arrivati 13 progetti, e Gaia e Sopravvivenze, vedete la votazione a fianco della giuria, Gaia e Sopravvivenze ha vinto per non di larghissima misura, ma ha vinto appunto il primo premio. Gaia e Sopravvivenza è un progetto di Elena Rosa, un'artista siciliana, una performer, regista, che ha veramente centrato quello che noi avremmo voluto appunto trovare in tutti i progetti, perché come vedete nelle motivazioni che noi abbiamo stilato, la documentazione che ci ha presentato è risultata accurata, il lavoro si dimostra anche come un lavoro in progress, quindi che può avere anche un ulteriore sviluppo, e soprattutto sono state osservate queste contaminazioni tra generi diversi, tra scene filmate, rappresentazioni di realtà locali, tradizioni che vengono mischiate, e soprattutto il corpo è al centro della scena, perché è un corpo che viene velato secondo una tradizione siciliana che si effettua in occasione della festa di Sant'Agata. Il corpo viene velato, il corpo delle donne, e le donne sotto questo mascheramento si possono permettere qualsiasi atto e anche provocazioni, per esempio rispetto agli uomini tra i quali girano durante queste sfilate storiche e tradizionali. Il tema della prossima edizione, e qui concludo, che ci siamo dati appunto di recente, punterà sulla voce, la voce delle donne, la voce femminile. Dobbiamo ancora formulare questo tema, e anzi ben vengano i vostri suggerimenti. La voce, come sapete, soprattutto dopo questo periodo di pandemia, direi che è diventata importantissima per tutti noi, perché ovviamente non vedendosi abbiamo rivalutato molto di più l'ascolto e il timbro della voce, la fonazione proprio. Quindi la voce si compone di una parte fisica, che qui riassumo in fonazione e articolazione, in una connotazione poi fonatoria del parlare e musicale del cantare, che ci interessano ovviamente perché possono diventare forme d'arte, teatro, performance, eccetera. Poi pensiamo ai modi di dire, il dar voce oppure l'aver voce, per esempio aver voce in capitolo. Se pensiamo al cinema, è molto importante quando si passa dal cinema muto al cinema sonoro, e quindi pensate alla voce, l'importanza che ha, e di conseguenza anche il doppiaggio. Penso che tutti voi a volte possiate riconoscere anche a occhi chiusi un doppiatore famoso di un attore magari americano famosissimo. La voce si contrappone, la voce come suono si contrappone anche al mutismo e al silenzio, qui mi viene in mente il silenzio di John Cage e via dicendo, e quindi questa contrapposizione del fare anche silenzio a volte, che rientra nelle performance d'arte. La voce maschile e la voce femminile di nuovo possono essere una contrapposizione, come sottilmente diverso la dicitura la voce degli uomini o la voce delle donne. Quindi su questo tema lavoreremo, e speriamo che lanciando questo nuovo bando, speriamo di avere tante adesioni, anche più di quelle precedenti, dell'edizione precedente, che poveraccia è stata anche interrotta dal periodo di lockdown, e quindi l'abbiamo dovuta poi rilanciare, e speriamo appunto che da questo poi nascano nuovi stimoli da giovani e meno giovani partecipanti. Grazie. Grazie a voi, grazie a Linda Kaiser, che intanto è stata chiara. Noi la terremo per il premio Ripazzi alle Performing Arts, questa presentazione di confine tra le arti, no? Mi sembra che possa aiutare a comprendere. E grazie della mattinata. Ricominciamo ora, ci prendiamo una pausa, ricominciamo alle 15 con le riflessioni di stamattina, ci saranno altri ospiti, e certo non è facile, però come diceva il professor Fanelli, ci sono tanti, siamo in un momento difficilissimo, tutto è destrutturato,
Però credo che da questi momenti qua ci siano delle ripartenze, ci possano essere delle ripartenze incredibili. Quindi intanto oggi penso che molti degli interventi saranno proprio su questo, anche sulla cura, cioè sulla cura di questa situazione in teatro, nelle arti e insomma altrove. Va bene, oggi alle 15, grazie. Grazie. My heart would beat if you